Ok, buonasera a tutti ragazzi, come va? Spero bene. Io sono ancora un pochino malmesso, ma come vedete sono operativo. Nulla di traumatico, soltanto un po' di influenza. Allora, questa sera dovremmo fare l'aggiornamento, naturalmente, sulla questione russa-ucraina. Do semplicemente un paio di note. Sabato sera, come previsto, mi sono incontrato con il ministro degli Esteri. Sono riuscito a incontrare anche l'onorevole Craxi, Stefania Craxi, naturalmente, che è anche presidente della nostra commissione difesa al Senato. In teoria dovremmo riuscire a organizzare una brevissima intervista che verterà naturalmente sulla sicurezza dello Stato italiano e per quanto mi riguarda, cosa che sta particolarmente a cuore a me e anche a voi, sulla disinformazione, sulla lotta alla disinformazione. Perché è chiaro, vedendo l'ambiente di oggi, vedendo i social, che la guerra non si combatte solo con i carri armati, ma purtroppo per fortuna si combatte. Oh, grazie mille, grazie Fabio, davvero un pensiero molto, molto, molto gentile. Però, come stavo dicendo, la guerra si combatte anche sull'informazione. Perché purtroppo al giorno d'oggi poche persone vanno a votare e se tu riesci a convincere anche una parte della comunità che in un territorio come l'Ucraina ci sono solo ed esclusivamente bippisti, brutti e cattivi, puoi spostare qualche punto percentuale. Stessa cosa lo puoi fare con il Medio Oriente, per esempio. E quei pochi punti percentuali che puoi spostare possono influenzare letteralmente un governo. E questa è una cosa estremamente preoccupante. Naturalmente bisogna poi essere in grado di distinguere quelle che sono le critiche che rientrano nella libertà d'opinione dalle fake news vere e proprie. Non è facilissimo, ma bisogna iniziare a combatterle, queste fake news e queste notizie ovviamente false. Buonasera a tutti, non posso salutarvi chiaramente tutti perché non finiremmo mai. Sentite un eco? Inquietante questa cosa perché non mi è mai capitata prima. Posso provare ad abbassare un po' il volume della... Vediamo un po', speriamo che basti perché sinceramente non so cosa dirti. Ok, speriamo che adesso non faccia più eco perché sinceramente non ho idea di come possa evitarlo. Ok. No. Mi dispiace, non ho idea di come posso evitarlo perché sto usando tra l'altro il programma, per cui vediamo un po'. Ciò premesso, tanto per rendere l'idea sulla lotta alla disinformazione, vorrei parlarvi del caso di Sydney. Dovreste poterlo vedere direttamente sul mio canale Twitter. Come sapete, nella giornata di ieri, una persona si è procurata un coltello e ha un centro commerciale, Bondi Junction mi pare che si chiama, ha iniziato a colpire gente che passava di lì a caso. Naturalmente, sulle prime si è detto che era un estremista appartenente a una certa area, perché ovviamente il modus operandi è quello identico. Si prende un coltellaccio, si colpisce a caso. Dopodiché questa persona è stata neutralizzata da una poliziotta, cosa che se capitava in Italia la prima cosa che facevano era toglierle l'arma di mano e metterla sotto indagine, che l'ha direttamente eliminata. Sono passate circa 24 ore senza che le autorità facessero nomi e cognomi e si è diffusa immediatamente la fake news che la persona eliminata fosse un ebreo. E che fosse un estremista, una cosa assurda perché gli estremisti che esistono pure non operano in quel modo. Il modus operandi era tipicamente diverso, ecco, non posso essere più preciso di così. Però questa notizia si è diffusa. Se guardate anche il mio canale in cui ho dato la notizia, trovate i classici trollini propal che dicono: avvocato, sapevi che secondo Dorsetai questa persona è una di quelle che difendi tu? Adesso cosa mi dici? Ti dico che è una notizia falsa. Infatti, la persona accusata, tra l'altro con nome e cognome, è uno studente universitario.
che ha all'incirca fra i 20 e i 30 anni, mentre la persona eliminata, protagonista di questo tristissimo episodio, è invece sulla quarantina, quindi non può essere. È una notizia falsa e infatti così era. Alla fine della fiera si trattava di una persona affetta da schizofrenia psicolabile che purtroppo per lui e per altre 6-7 persone ha dato fuori di matto e ha imitato un terrorista brandendo un coltello e colpendo a caso. Questa è la triste realtà. Però in pratica, c'è un fidanzamento. Ivan Greco e Parabellum si sono fidanzati. Beh, Mirko, complimenti, che cosa dire? Chissà cosa ne pensa la ragazza di Mirko, però insomma, complimenti. Ah no, lo dice Andrea Lombardi. Chiaramente si tratta di una fake news, allora. Potevate dirmelo prima, che se no gli avrei fatto anche un regalo. Allora. Per cui, comunque, la situazione, bene o male, è questa. Da un incidente c'è sempre qualcuno che ci casca e fa da gran cassa. In questo caso ci troviamo letteralmente con milioni di persone che hanno creduto che realmente l'attentatore fosse una persona di origine ebraica, quando in realtà non era assolutamente così. Vediamo un po', sì, Little Beer conferma soltanto che, come ha sottolineato Pietro, se non vado errato, non lo sanno né Mirko né Greco. Quindi vedremo un po'. Ma mi sembra, tra l'altro, che Lombardi stia iniziando a produrre video su Parabellum a getto continuo. Il che è abbastanza peculiare, perché normalmente il dissing lo fai, affronti un argomento, poi cambi. Lui invece continua. Secondo me è perché Mirko non lo bippa neanche di pezza. Opto per questo. Però, insomma, vediamo un pochino. Torniamo un attimo alla nostra Russia, tutto ciò premesso, torniamo alla nostra Russia, alle novità più o meno della settimana. Come sapete, perché la notizia è vecchiotta, avrei dovuto inserirla in un altro video, ma non ho avuto modo, in pratica Putin e Lukashenko si sono incontrati e non saranno esattamente come Mirko Campochiari, Parabellum e Ivan Greco, ma un fine settimana insieme, sì, perché il fine settimana è questo, lo hanno realmente passato. E di cosa avranno mai parlato questi due geni della politica? Beh, si sono scambiati idee su come governare l'Unione da una parte. Tra l'altro è stato dichiarato che aumentano i fondi dell'Unione. Ora, che cos'è l'Unione Russa Bielorussia? Da tempo Russia e Bielorussia stanno lavorando all'Unione. In pratica, dovrebbe, alla fine di questo processo, dovresti avere una specie di superstato, fra virgolette, composto dalla Russia e dalla Bielorussia. La realtà è leggermente diversa. La realtà è che la Russia ha iniziato a colonizzare la Bielorussia e ha seguito la stessa strategia della quale vediamo i germi in Italia. Mi spiego meglio. I russi prima hanno iniziato a spargere fake news altre informazioni non del tutto esatte in Bielorussia per convincere che la Russia fosse ovviamente il paradiso in terra. Più o meno contemporaneamente hanno iniziato a manipolare gli opinion leader bielorussi e lo fanno esattamente come lo stanno facendo da noi. Creano associazioni, portano avanti iniziative culturali e via discorrendo. Lo scopo è quello di fare in modo che la classe dirigente bielorussa, o perlomeno i cosiddetti intellettuali bielorussi in questo caso, diventino filorussi, che è esattamente quello che vediamo da noi con diverse associazioni che operano in Italia. Dopodiché,
è successo quello che è successo con Lukashenko, che ha avuto bisogno di Vladimir Putin, dei suoi agenti e della Wagner per mantenere l'ordine, perché il popolo bielorusso voleva naturalmente rovesciare il suo potere, il suo trono, l'ha mantenuto e si è venduto anima e corpo ai russi. Questa è la storia in breve, la conosciamo tutti. Ora però c'è da gestire quest'unione. Lukashenko, un po' come credo Penelope, cerca di disfare la tela di notte che cuce di giorno. Ora, qui si dice, nella dichiarazione ufficiale, si dice che è una relazione alla pari fra Russia e Bielorussia. Ovviamente non lo è. La Bielorussia, al termine di questa fusione, dovrebbe rinunciare al controllo sulle linee di comunicazione, sia quelle di information technology, sia quelle materiali, tipo le strade, la sicurezza, i commerci e praticamente e le comunicazioni. Sì, questo l'ho già detto. In pratica dovrebbe consegnare le chiavi in mano del suo territorio e di tutte le infrastrutture alla Russia. Naturalmente la Russia inserirà i suoi, la Russia e quindi Putin inserirà i suoi oligarchi, creerà pochissimi nuovi ricchi e signorotti e il resto della popolazione andrà decisamente male. Il punto sta nel fatto che adesso si parla di fondi, perché naturalmente la fusione costa. Il problema sta nel fatto che questi fondi, tanti bei soldi, non finiranno per uniformare le strutture, le procedure, un pochino quello che è successo in Europa. Noi ci scherziamo, giustamente qualche volta ci imbippiamo pure perché i regolamenti europei sono davvero asfissianti in alcuni casi, ma perlomeno stiamo lavorando per uniformare le nostre economie, i nostri territori e via discorrendo. Russia e Bielorussia invece investiranno i fondi nella difesa, perché chiaramente zio Vlad è a corto di fondi e sta investendo sempre di più. Grazie David 117 per il tuo super sticker. Grazie di cuore a tutti per gli incoraggiamenti. Ciao Henry Jun. Ok, ciao Maria Luisa. Ok, allora. Sì, la fusione in Russia è gratuita e naturale. Sì, per i russi sì, è gratuito, per i bielorussi costerà decisamente un po', esattamente come costa tutt'altro. Dopodiché, in realtà, Lukashenko racconta ai suoi che non ci saranno problemi, ma chiaramente non può essere così. Si parlerà prima di sovranità, poi repressione politica, si sono scambiati qualche parere su come tenere naturalmente le dittature insieme e via discorrendo. Il tutto naturalmente con la solita sempiterna scusa della sicurezza. Allora, poi in Russia è accaduto nel Murmansk una cosa che non si vedeva da ben 15 anni. Qualcuno ha provato ad accoltellare il governatore. E io mi chiedo, beh, non è proprio normalissimo accoltellare un governatore. Quindi 15 anni fa si usava già? Apparentemente sì. Comunque sia, Andrea Cibis, che è governatore della regione del Murmansk, si è beccato anche lui una coltellata. In questo caso non era assolutamente tra l'altro, al di fuori del suo ufficio, del community center, dove c'era un incontro, è stato colpito allo stomaco e in pratica è riuscito ad arrivare all'ospedale con la sua auto e via discorrendo. Però naturalmente è stato operato e via. Apparentemente è stato colpito non da un bippista, ma da uno squilibrato che ce l'aveva con lui. Un dipendente delle ferrovie è stato qualificato ed eccolo qui. Semplicemente ricoverato, che fanno vedere che sta benissimo perché è un vero maschio alfa russo. In realtà, eh sì, apparentemente sì, Silvio, era una tradizione, adesso si riprende. Sì, ce li vedo anch'io, Viger, e io vedo anche milioni di poveri ucraini combattere in Moldavia e in Polonia se non ci diamo una mossa.
Però, insomma, sì, Eugenio, se sei russo, la lama ti si piega sugli addominali, perfettamente ragione, perché i maschi alfa russi sono invulnerabili alle lame e via discorrendo. Però, insomma, era semplicemente una persona che ce l'aveva con lui, non esattamente per via per la guerra. Scusatemi, anche questa è una notizia che ormai già saprete. È un video registrato dal governo della Gran Bretagna, il cui protagonista è Johnson. Vediamo un po'. So I've spent 2 days at the NATO conference here in Brussels. My challenge is to try and explain everything we're going to do now. Ecco qui, il ministro degli esteri inglese si trova a Bruxelles da 2 giorni, avrebbero potuto evitare di uscirci così non dovevano rientrare da ospiti. Per spiegare una cosa. Before I leave this conference center and get into the car, when people come to NATO conferences like this, they make a lot of speeches, they read them out and Sta facendo la presentazione, dice che di solito le persone che vanno alle conferenze della NATO come questa fanno un mucchio di discorsi, il che sinceramente è vero, io ne faccio tantissimi di discorsi e non arrivo neanche alla NATO, però insomma sì. They're good speeches, they're important points, but I think people often wonder, well, what's going to happen next? So let me tell you what I think we need to do. We had an incredibly clear exposition from the Ukrainian foreign minister about what his country needs to make sure it can prevail against Russia after. Sta dicendo che il ministero degli esteri ucraino ha fatto un discorso splendido su quello che è necessario consegnare per fare in modo che possano fermare i russi. That illegal invasion. He couldn't have been more clear. So let me tell you the things I'm going to do. First thing, all of us, every foreign minister knows, needs to go back to their country, get hold of their defense minister and ask, what more can we do to help Ukraine in terms of air defense? They suffer. Praticamente dice che la priorità assoluta è quella di procurare ulteriori difese aeree, e fin qui purtroppo ha But perfettamente in March ragione. alone, over 700 missile and drone attacks. We've got to do more. Questa è un'informazione interessante che mi era sfuggita, però effettivamente i russi nel solo mese di marzo hanno portato avanti 700 attacchi, non pochi. Britain already does a massive amount, trained 60,000 Ukrainian soldiers, given them £7 billion, the first to provide equipment like long-range weapons and tanks and anti-aircraft weapons, but we've got to do more. Qui ci sta spiegando che la Gran Bretagna ha ceduto oltre 7 miliardi di sterline, quindi ben più di 7 miliardi di euro, di dollari, per armare gli ucraini, ma quello che hanno fatto non è comunque abbastanza. Next thing we've all got to do is get to our treasuries, get to our chancellors, get to our finance ministers and say, what are we going to do to make sure we use these frozen Russian assets to help Ukraine to pay for this war and pay for the reconstruction of their country? There are Ecco, questa invece è più difficile. Lui dice: andiamo dal Ministero del Tesoro e diciamo, vendiamo tutti gli asset russi che abbiamo congelati e utilizziamoli per aiutare l'Ucraina. In teoria suona bene, in pratica potrebbero esserci dei problemi non indifferenti. Primo, perché gli asset russi sono di quelli che costano un occhio quando li acquisti, ma non valgono un bippo di nulla quando li vendi, se riesci a vendere. Prendiamo per esempio un ultra iper mega yacht. Chi è che ti acquista uno yacht da 100, 200, 500 milioni di euro? Chi? Perché? La cosa non ha alcun senso. Tu li sequestri quegli asset. Nominalmente valgono moltissimo, ma è difficile monetizzarli. In secondo luogo, hai un problema di diritto internazionale. Se passa la linea per cui qualunque asset in qualunque posto può essere sequestrato, il riccone di turno si fa molti più scrupoli a investire in un certo paese e a portare le sue ricchezze da qualche parte. E anche questo è un problema. Ah beh, sicuramente Pietro, però il problema è che le batterie di Patriot non crescono sugli alberi e naturalmente oltre alle 50 batterie di Patriot ti servono un radar a sufficienza e qualche centro di comando in più. Allora, vediamo un po', torniamo qui. There are creative things that we can do. One day,
Russia's going to have to pay reparations for its illegal invasion of Ukraine. Anche questo è un discorso sensibile. Qui si sta parlando delle riparazioni, dei danni di guerra. Sì, in teoria dovrebbe essere così, la Russia dovrebbe pagare i danni prima o poi, ma ricordiamoci che la Germania ha dato vita al bipismo proprio perché è stata costretta a pagare dei danni di guerra molto molto elevati. Sì, ho pensato la stessa cosa, Silvio Davoli, e francamente lo sto anche invidiando perché cammina benissimo, parla e può molto spigliato, sembra più un attore che un politico. Vediamo un po'. When it does that, that can pay back the money that now needs to be given to Ukraine to help them in what they're doing. Next thing we got to do is all of us, but particularly those who aren't spending 2% of their GDP on defense, have got to fix a meeting with their prime minister or with their president and say, we have got to make good that spending. Britain has done that. Ok, qui sta parlando direttamente di noi e un mucchio di altri stati europei. Come noto, l'Italia, quantomeno fino all'anno scorso, non ha mai speso questo famoso 2% del prodotto interno lordo per spese militari. Noi abbiamo un debito alto, quindi purtroppo quel denaro lo usiamo per ripagare i nostri debiti all'estero, benché siamo sempre in avanzo primario. Siamo strangolati, cioè non siamo proprio strangolati, ma il debito ci schiaccia abbastanza. Ora, il 2% del prodotto interno lordo è una linea guida della NATO, non è assolutamente strettamente necessario spenderlo. Non credete a quello che racconta Donaldone. Donald parla con la parrucca, ecco, non col cuore o con la testa. Vediamo un po'. Ha detto a Tajani che siamo la barzelletta della NATO in aiuti. No, non gliel'ho detto per due motivi. Primo, perché lui lo sa meglio di me. Secondo, perché preferirei essere candidato, se ci litigo, col Bippo, che eventualmente sono candidato per le europee. E poi, detto fra di noi, Tajani non ha ancora sbagliato nulla, non tiene un altro profilo, è prudente, però diciamo che errori come qualche altro ministro non li fa. Quindi non si merita di essere trattato così. Ci sono dei discorsi che però vanno fatti seriamente, quando sei in condizione di farli con lui. Se ti presenti come un signor nessuno qualsiasi, un trollino che sta lì a perseguitarlo, giustamente ti farà prendere ammazzate da qualcuno dei suoi collaboratori. Vediamo un po'. Allora, torniamo ancora qui. Ha ragione. Il motivo ormai rilevante per l'Unione Europea per i prossimi 20 anni, la Gran Bretagna non rientrerà. Sì, vediamo un po'. Sì. E Santen, faccio già fatica io, quindi non credo di poter portare qualcun altro alle elezioni. Grazie, grazie. Ma Axel, dove è finito? Scherzavo su Tajani. Sì, Axel, non ti preoccupare, ho capito, non mi sono certamente offeso io. Tajani, esattamente come tutti i politici d'alto bordo, non si accorgerà mai che abbiamo parlato di lui e via discorrendo. A detta di Crosetto, sulla difesa siamo... Sì, esatto, HC Stefano, ma il punto è che in quel 2% di GDP puoi investire anche in ricerca e sviluppo, puoi anche migliorare le nostre tecnologie, i nostri brevetti, eccetera, eccetera. E poi dare un impulso ulteriore anche alle imprese. Quanto sarebbe il 2% di tutti gli occidentali assieme? Ora, Brenno, non mi ricordo i dati precisi, però spannometricamente dovrebbero essere più che sufficienti per fronteggiare la Russia. Su questo ha perfettamente ragione. Torniamo un attimo al discorso che stava facendo. Indeed, between 2020 and 2025, an extra 24 billion going into defense, but we need to do more, and I'm sure that we will. Final thing we got to... Ecco, sta dicendo che lui, o meglio il suo governo in Gran Bretagna, fra il 2020 e il 2025 spenderà qualcosa di tipo 24 miliardi di sterline. Sì, sono una gran bella cifra, ma è in 5 anni.
Quindi, bene o male, sono praticamente 4 miliardi di sterline all'anno e qualcosa. 4 miliardi di sterline all'anno. Non è poco, però non è neanche questo grandissimo sforzo. Get on the phone to Speaker Johnson in the House of Representatives in Congress in America. Britain's put forward its money for Ukraine this year, so's the European Union. America needs to do it. That is blocked in Congress. In pratica sta giustamente dicendo di rompere le scatole a Johnson per far calendarizzare gli aiuti all'Ucraina. Ci sta dicendo che la Gran Bretagna sta facendo la sua parte, l'Unione Europea pure, ma gli Stati Uniti d'America no. Anche secondo me sono cifre normali, magari un po' di più di quelle originariamente previste, ma ci siamo. Speaker Congress, Speaker Johnson can make it happen in Congress. I'm going to go and see him next week and say we need that money. Ukraine needs that money. It is American security, it's European security, it's Britain. Ora c'è un aggiornamento. In realtà, se è vero e la situazione non si è sbloccata, lo Speaker Johnson ha rifiutato di calendarizzare un appuntamento con Cameron. Quindi in pratica lui dice: fisserò l'appuntamento, sì, con il bippo che ci parli con Johnson. Johnson è diventato inavvicinabile. Beh, allora, in realtà sì, mi piacerebbe tantissimo se finissi lì e non è vietato dal regolamento. Lo farei certamente. E c'è anche un'altra cosa interessante che potremmo fare dal Parlamento europeo. Avremmo diritto ad accedere a una marea di informazioni e quelle informazioni sarebbero utilissime per fare divulgazione e tanti, tanti video interessanti ed essere anche la base per un dibattito fra di noi che per ora siamo della community, ma magari ci espanderemo. Ecco, a tal fine poi una cosa diversa rispetto agli altri sarebbe bello, e questo sicuramente lo potremmo fare, intensificare i momenti di incontro. Insomma, il canale resta esattamente come adesso, però potremmo aggiungere, che so, la domenica pomeriggio, il sabato pomeriggio, quando ci siamo tutti, delle gran belle tavolate per discorsi e approfondimenti. Quello sarebbe davvero bello. Discorsi e approfondimenti da usare poi come base per delle proposte concrete. Questo potrebbe essere interessante ed è quantomeno un atto dovuto nei confronti di tutti e degli elettori in particolare. Però torniamo al nostro. Security that's on the line in Ukraine and they need our help. Ok, e adesso se ne va all'auto. Bellissima cosa. Ecco, andiamo avanti, vediamo un pochino com'è andata, se ho la notizia della cancellazione. No, apparentemente non ce l'ho. Però, insomma, come ricorderete, ufficialmente lo Speaker Johnson, vediamo un po', lo Speaker è interessante, c'è una notizia, sul più grande forum italiano di discussione politica è stato beccato in flagrante un bot russo che imperversava da anni. Sarebbe interessante diffondere la notizia, certamente che lo è, però Pietro, ho bisogno di capire qual è questo forum, scrivimelo pure tranquillamente. Nel frattempo, comunque, lo Speaker Johnson va stretto a molta gente, ma sventuratamente non ancora abbastanza per essere deposto. Come sapete, ci sono almeno un paio di petizioni che sono state presentate per sollevare Johnson dall'incarico di Speaker, ma sventuratamente alla giornata di oggi non si sono ancora raggiunte le 216-218 firme necessarie. Siamo a 195 firme. Servono ancora quindi servono all'incirca 18, una ventina, 20-25 firme per riuscire a buttarlo fuori. No, 25 no, 218 no, ce ne mancano, sì, una ventina di firme, dai, più o meno. È solo un grande fanfarone, spiegami pure perché, Adriana Odor, sono qui. Immagino che Odor sia il tuo nome in codice. Cerca dei collaboratori che ti aiutino, sì, è possibile.
Ma allora, Johnson viene eletto, non è un problema se viene eletto Biden oppure no. Johnson si trova già in minoranza, se non erro è stato eletto in Louisiana, ha vinto lui, quindi è stato eletto perché ha superato il suo avversario democratico in Louisiana. Dipende se vince di nuovo o perde di nuovo. Naturalmente, se vince Biden, i repubblicani perderanno qualche uomo, come è normale. Ma se dovesse perdere Biden ci sarà qualche repubblicano in più, esattamente come da noi. Bene o male, Johnson magari è stato raccomandato da Trump e riceverà un appoggio fenomenale in Louisiana e verrà rieletto comunque anche se si dovesse perdere. Sono cose che capitano. Ma naturalmente Simone Lamantia. Ciao Simone Lamantia, un saluto. Basta che non mi chiedete di fare le benedizioni come le fa qualcun altro su un canale giallo. Allora, quindi questo è, poi vediamo un po'. C'è, ah, giusto, esatto. Si è parlato molto di bombardamenti ai depositi petroliferi, alle raffinerie, eccetera, eccetera. E ci sono utenti che ricordano come durante la Seconda Guerra Mondiale i bombardamenti ai depositi di carburante fossero all'ordine del giorno. Sì, è vero, però nella Seconda Guerra Mondiale erano anche all'ordine del giorno i bombardamenti sulle città. Noi italiani qualcosa a tema ricordiamo. Quando arrivano nuovi pacchetti di aiuti, sì, ci sono alcuni pacchetti di aiuti che sono in viaggio e sono stati approvati, ma si tratta di pochissima roba a superarlo. Lo vediamo fra pochissimo. Sì, Pietro, grazie per i like. Vediamo un pochino. Allora, andiamo avanti con le notizie, come da programma. Anche i russi, me lo stavo dimenticando, speriamo che l'algoritmo non se la prenda, hanno qualche problemino. Ricorda a tutti che i russi stanno spendendo letteralmente un terzo del budget statale in armi. Le conseguenze sono che manca la manutenzione, compresa la manutenzione alle centrali idroelettriche. Quello che i russi hanno fatto artificialmente agli ucraini lo stanno subendo ora in via del tutto naturale per mancanza di manutenzione. Con una piena nella regione di Orenburg. In pratica sono conciati così da oltre una settimana. Vedete che si spostano i gommoni della protezione civile e via discorrendo. Sì, certo, Stefano, i russi usano ancora armi di epoca sovietica o l'evoluzione di quelle armi. Però allora. E in pratica non si vede ancora la fine di questa emergenza. Ci sono un mucchio di video interessanti su come le acque si alzano e i sacerdoti russi salgano a bordo di elicotteri per dare benedizioni, ma per qualche strana ragione, forse per le immagini relative alla distruzione, l'algoritmo non mi permette di mostrarvele. Comunque sia, ve le posso far vedere in piccolo, come vedete. Non è che sia esattamente una condizione normale, quasi metà della città è stata letteralmente sepolta dal fango, dall'acqua, insomma. È un disastro vero e proprio. Ormai circa una settimana, per giorni non è successo assolutamente nulla. Questo è Igor Sushko, che è un pilota di auto NASCAR, se non erro, in americano, che però era originario dell'Ucraina. Qui possiamo vedere esattamente come il fiume Urali continua a salire in Orenburg e è salito in 6 centimetri nelle ultime 2 ore, più di un metro nelle ultime 36. Per cui la città è a rischio e si parla di una città di 550.000 abitanti. I russi, a differenza nostra, non hanno una protezione civile particolarmente efficiente. E i risultati sono questi. Sono abbastanza pesantucci. Come vedete, la città è praticamente invivibile perché l'acqua arriva c'è almeno un metro d'acqua.
E ripeto, i soccorsi sono stati molto approssimativi, non ve lo posso mostrare, ma vi garantisco che hanno dovuto usare i camion della spazzatura per caricarci la gente nel retro, come avveniva in un vecchio film. Grazie Brenno, sei gentilissimo. Allora, più che altro si rimandano tutti al fronte chi fa protezione civile. È vero, Casadei, Francesco, hai perfettamente ragione, ma hai ragione anche sotto un altro profilo. Se li mandano tutti al fronte e tra l'altro li pagano circa 2.000 euro al mese, quando a Mosca percepiscono 600-700 euro al mese, non trovi più neanche operai, perché gli operai che hanno delle capacità particolari, che possono tornare utili per scavare trincee o sistemarti cose, detto fra virgolette, preferiscono prendere tre volte tanto e andare a fare i guerrieri. Ah, interessante questa notizia di Viger. Negli Stati Uniti ci sono 1200 dighe a rischio. Il genio militare ci sta lavorando un poco alla volta. Non so immaginare come stanno le cose in Russia. Avrei giurato che negli Stati Uniti ci lavorassero persone del settore privato. No, effettivamente è una cosa intelligente un militare genio. Normalmente noi pensiamo che i militari servano a distruggere, ma in realtà se ci pensate in moltissime nazioni i militari costruiscono anche. In Afghanistan, per esempio, ingegneri hanno costruito pozzi, sistemato fogne, insomma, migliorato un mucchio di villaggi. Ecco Mario 5, ho fatto un video a tema e la risposta è nì. In realtà io non ne sono affatto sicuro perché semplicemente questa operazione non è mai stata rivendicata e non è mai stata mostrata una prova che sia stato abbattuto quell'edificio usando dei missili. Però, ripeto, può essere un problema mio. Perché normalmente se elimini un edificio usando dei missili tipo Hellfire, spero di averlo pronunciato bene senza darmi troppa enfasi, è chiaro che c'è la firma sopra e non dovresti avere problemi a dimostrarlo, però nessuno si è preso questa briga, hanno tutti puntato il dito e basta. Vediamo un po'. Hanno già evacuato dei villaggi, avevano costruito la diga con terra invece di cemento armato. I soldi li hanno presi quelli che comandano, immaginavo Breda, è così da 2 anni. Quindi, chi si prenderà i resti della Russia a fine guerra? Beh, sei ottimista, Daniele, perché parti dal presupposto che la Russia verrà sconfitta a tavolino e si disgregherà. In realtà non è assolutamente detto, dipende molto da quello che faremo letteralmente nei prossimi mesi e se abbiamo fortuna nei prossimi anni. Però è fondamentale attivarsi ora per fermare i russi. E questo è un problema che non avremmo avuto se gli Stati Uniti non si fossero fermati. Allora, questa invece è una notizia interessante, però devo mostrarla in piccolo, domani magari vedo se riesco a farci un video. Come potete vedere, siamo di fronte a un piccolo negozio alimentare in Russia, ok? E ci troviamo in Yenachievo, è un territorio occupato nel Donetsk, se non vado errato. Bene, eccolo qui, cioè, ci fanno vedere il negozio. E qualcosa, come potete notare, non è andato per il verso giusto. Vedete, è tutto rotto. Allora il negoziante o l'avventore esce e chiede: ma che cos'è? È una 1500? Sì, è una Fab 1500 da 1,5 tonnellate. E ci sono i poliziotti che stanno facendo il rilievo. Scusate, come ho detto, sono un po' raffreddato. Allora, e questa è l'immagine. C'è una bomba da 1,5 tonnellate parcheggiata nel negozio. E voi direte, che cosa ci fa lì una bomba da 1,5 tonnellate? È semplice. È stata scaricata per errore da un Su-27. È fenomenale.
In pratica c'è un solito Su-27 che ha sganciato per errore la bomba senza per fortuna innescarla. È incredibile come questi incidenti si possano verificare in Russia. Poi la scarsa manutenzione fa ancora vittime, almeno spero di non aver di ricordare bene il caso. Eccolo qui. Questo è un elicottero russo d'attacco. Se non erro un Mi-24, sì, è un Mi-24 che si è schiantato semplicemente al suolo dalle parti della Crimea. Alle 6 del mattino, da quello che possiamo vedere, si è schiantato vicino alla costa occidentale della Crimea mentre effettuava un volo di routine nel Mar Nero. Ok. Il ministro ha detto che l'equipaggiamento, che l'elicottero ha avuto un guasto. Complimenti. Mentre invece i blogger di guerra russi affermano che sia stato abbattuto per errore. Che fra l'altro gli S-300 e S-400 abbattono più aeroplani e elicotteri russi che nemici. È incredibile questa cosa. L'elicottero naturalmente è già stato schedato da Oryx, che è un progetto molto interessante dove i velivoli e i velivoli distrutti vengono letteralmente fotografati e classificati. Quindi i dati di Oryx sono sicuri al 100%, sono approssimati per difetto naturalmente, ma sono sicuri al 100% e via. Per cui questo è. Naturalmente non è un elicottero a fare la differenza, ma quando ne perdi letteralmente a centinaia, allora sì, la cosa cambia. Ecco qui la notizia è stata ripresa anche da Newsweek, quella della bomba da 1,5 tonnellate nel negozio di alimentari. E in pratica Newsweek ci ripete per l'ennesima volta che gli incidenti capitano abbastanza spesso ai Su-27, Su-24. E la cosa interessante è che spesso e volentieri questi ordigni vengono sganciati letteralmente su città. Per noi è una cosa abbastanza strana, ecco qui la bomba che viene prelevata e portata via. Divertente l'unità di demining 101, credo sia reale la foto, però demining e 101, che in inglese significa proprio l'ABC, le prime cose da fare, è divertente come numero di codice. Però, insomma, la cosa curiosa è che per l'appunto in Russia succedono queste cose, mentre in realtà in Occidente noi cerchiamo di evitare di sorvolare con velivoli da guerra, e tra l'altro durante le ostilità, le città, proprio per evitare che l'aereo incorra in qualche incidente. La nostra nozione di incidente è più l'aereo viene abbattuto, ma anche una bomba che si sgancia ci rientra. Ecco qui, facciamo un po' di zapping, colpa mia che ho organizzato male il materiale. Torniamo al Moscow Times, eccolo qua, dove ci si parla della difficoltà nel gestire l'inondazione. La gente si sta preparando, vedete le barriere di terra che dovrebbero limitare l'acqua, però. La situazione non è delle migliori. Notate naturalmente che se ne sono occupati i poliziotti, forse dietro c'è qualcuno, no, non è la Guardia Nazionale, sono operai del comune. Buona fortuna nello gestire un'emergenza di questo tipo. Se vi interessa, nella regione del Kurgan, questa non mi sembra che sia quella di prima. E poi era stato chiesto prima. Come fa a vincere se non può bombardare la Russia? No, no, può bombardare la Russia U-Boat, sono stato sconsigliato, ma ci torniamo. E poi, infine, era stato chiesto: ma all'Ucraina sta arrivando qualcosa in questo periodo? Sì, ma pochissima roba. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno donato 5.000 Kalashnikov, mitragliatrici, fucili da cecchino, RPG e 500.000 colpi nel luglio del 2023. Ora, e questo praticamente scopriamo che queste armi sono state donate, ecco perché gli Stati Uniti avevano questi 5.000 K-47 colpi sovietici invece che occidentali, perché hanno sequestrato una nave
iraniana o diretta in Iran. L'hanno praticamente intercettata mentre stava rifornendo gli Houthi. Ed ecco in pratica che queste armi sono finite agli ucraini, erano anche nuove. Detto fra parentesi, l'Iran stava violando le sanzioni delle Nazioni Unite. Per cui non c'è nulla di così strano. Cosa curiosa è che sono di fabbricazione russa queste armi, ma gli AK-47 sono facili da produrre, quindi magari sono anche delle copie. Nel frattempo gli Stati Uniti dicono che trasferiranno 138 milioni per il sistema difensivo Hawk Aquila. In realtà non li trasferiranno a titolo gratuito, come è successo praticamente fino ad oggi, ma venderanno 138 milioni di armamenti agli ucraini. Per cui sì, qualcosa potranno fare, ma non molto. Tenete presente che per condurre la guerra un anno servono letteralmente miliardi. I russi, se non vado errato, bruciano qualcosa tipo 800 milioni di dollari equivalenti al giorno. È tantissimo. Noi agli ucraini dovremmo dare circa, fra americani, europei e via discorrendo, circa un centinaio di miliardi in totale. Quindi più o meno quasi un terzo di quello che spendono i russi. Sperando che naturalmente le nostre attrezzature funzionino meglio di quelle russe, e oltretutto c'è anche l'imbibbatura, perché noi diciamo che le apparecchiature che ci diamo hanno quel valore, ma in realtà sono ferri vecchi e fondi di magazzino. Alcuni fondi di magazzino funzionano perfettamente, altri no. Nel frattempo la Lituania, che sono le nazioni più piccole, ma anche quelle più esposte dei paesi baltici, fanno tutto quello che possono per aiutare l'Ucraina, perché sanno perfettamente che sono le prossime della lista, e se non sono le prossime della lista, sono quelle al secondo posto subito dopo la Moldavia. Per cui cedono generatori e droni e sistemi antidrone. Anche qua si tratta, Vilnius ha dato dei colpi da 155 di artiglieria, certamente utilissimi, i famosi M577, ne abbiamo parlato la volta scorsa, io ho fatto presente che sono dei moduli di comando che risalgono agli anni 60, altri iscritti al canale hanno fatto notare che comunque sono moduli di comando e quindi sono utilissimi. Poi anche si chiamano fucili Carl Gustav, ma in realtà sono più simili, sono decisamente più simili a dei bazooka che a dei fucili. Poi sistemi a detonazione remota, equipaggiamenti, abiti in inverno e altro. Le repubbliche baltiche sono piccolissime, sono l'equivalente di una regione italiana del centro-nord, e per quello che possono stanno facendo davvero tanto. Dovremmo prendere esempio da loro. Poi vediamo un pochino che altro c'è. Ah sì, questo è interessante, però non so se posso mostrarvelo. I russi hanno comunque dei serissimi problemi con le dighe. E questa è l'ultima cosa, eccola qui. La Germania ha dato un altro gruppo di aiuti. Non è moltissima roba, ma può tornare utile. C'è un Warthog, All Terrain Carrier, due carri armati dotati e specializzati per lo sminamento, 6.000 colpi da 155 mm. Tenete presente che in un giorno di battaglia, ai tempi d'oro, si bruciavano 10.000 colpi in un solo giorno. Quindi quei 6.000 colpi, se li razioni, ti bastano per 2 giorni, tre proprio stringendo la cinghia. 16 Vector, che sono droni di ricognizione, poi vediamo il tipo perché è francamente interessante. 30 RQ-35, poi sistemi per la guerra elettronica, in questo caso sì, 11 sistemi per lo sminamento, che sono sempre utili. 70 telecamere infrarossi, che sono buone per i soldati, 24 motori fuori bordo per i gommoni,
1 milione di colpi per le armi di piccolo calibro, utili anche questi per carità, 680 fucili d'assalto, 50 fucili di precisione con 60.000 colpi, 120 fucili e 5.000 detonatori. È qualcosa di utile, certamente, ma che non ti risolve la giornata. Ripeto, la parte più importante sarebbero i 6.000 colpi per l'artiglieria, ma 6.000 sono davvero pochi. Stiamo viaggiando davvero al risparmio. Vediamo un po'. Vorrei condividere con lei che potrebbe aiutarla ad arricchire. Non voglio fare spam. Come posso fare? Beh, Massimo, scrivimi al... ti do il mio numero, FC Lab Unlimited. Facciamo così, scrivimi qui e naturalmente tutti potete farlo. Tenete presente che non guardo spessissimo questa mail, anche se dovrei iniziare perché ormai l'attività si sta strutturando. E vediamo. Quindi, queste sono le notizie del giorno. Sì, stanno facendo tutto quello che possono. Sì, è vero anche questo, ma noi non vogliamo essere coinvolti perché ormai siamo diventati dell'idea, siamo cresciuti con l'ideologia che andrà tutto bene. Pensiamo che basti non armarsi, non dichiarare guerra, perché tutto vada nel verso migliore. Non funziona così. Questa è una cosa che funziona fra noi europei, perché in tutta sincerità ci siamo organizzati in questo modo negli ultimi 70 anni, credo, 80, negli ultimi 80 anni. Per cui, ma nel resto del mondo non si è seguita questa strada e anche fra di noi ci scorneremmo volentieri. Basta vedere tutte le persone che vogliono uscire dall'Europa un giorno sì e l'altro. Sì, ma sì, grazie Eugenio, ma in realtà adesso conto di fare le live almeno una volta a settimana, la domenica sera. Se riesco, inviterò anche degli ospiti. Se avete qualche suggerimento, qualcuno che conoscete, segnalatemelo, che sarò felicissimo di fare due chiacchiere. Gli ospiti saranno in alcuni casi politici, in altri saranno persone che arrivano dal terzo settore, dal volontariato. Sto lavorando per incontrare un pilota di moto che dovrebbe piacervi, è un animalista convinto e corre anche per sponsorizzare un progetto per aiutare i cani in difficoltà. Mi piacerebbe molto presentarvelo, magari settimana prossima ce la faccio. No, Chef Rublo, dubito seriamente che potrei invitarlo, non perché non mi piaccia il confronto, ma perché l'algoritmo mi censurerebbe in tempo zero e oltretutto i bippisti non li apprezzo particolarmente. Sono un po' come Indiana Jones, ecco. Allora, vediamo un po'. L'Ucraina dovrà cedere territori in cambio di pace ed è fa il paio con la domanda di Michele Lazzari. La domanda di Gil Asua con è realistico pensare di sloggiare la Russia dal Donbass? La risposta è dipende, Michele. Dipende da quello che siamo disposti a fare, il tempo entro cui riusciamo a farlo e via discorrendo. Certamente ogni giorno che passa senza riuscire o senza voler rifornire gli ucraini e dare loro a quello che serve, diventa sempre più difficile sloggiare la Russia. Anche dal Donbass e non solo dalla Crimea. Tu riesci a sloggiare la Russia dal Donbass ed eventualmente alla Crimea se riesci a interrompere i loro rifornimenti, a neutralizzare l'aviazione russa e l'antiaerea russa. In pratica, se riesci ad acquisire la superiorità aerea, allora sicuramente lo puoi fare perché i russi non avrebbero altra scelta che ritirarsi. Ma di fatto la vedo molto, molto difficile. Per fare una cosa del genere ti serve un'aviazione vera, non una raffazzonata oppure messa insieme con i pezzi che avanzano alle altre aviazioni. In teoria, agli ucraini entro quest'estate dovrebbero arrivare una settantina di F-16 da 3, 4, forse 5 nazioni diverse. Sono pochissimi aerei. Se i russi sono ancora conciati male, come sospettiamo che lo siano, magari funziona. Però non c'è questa certezza.
Al momento attuale, se riesci a utilizzare gli F-16 come si deve, forse hai qualche possibilità. Quanto sia realistico, sinceramente, Michele, non sono in grado di dirtelo perché non ho tutti i dati. Torniamo al solito discorso degli analisti da divano, che faceva tanto imbippare Mirko 2 anni fa, se ve lo ricordate. La differenza fra un analista da divano e un analista professionale sta nel fatto che l'analista da divano, quando non è l'Andrea Lombardi di turno, ha sì un minimo di esperienza ed è in grado di analizzare i dati, ma non ha accesso a dati aggiornati. Viceversa, un analista professionista ha accesso alle risorse di un intero Stato oppure a risorse private particolarmente avanzate, come per esempio foto satellitari, dati aggiornati, studi e tanto, tanto altro. Per cui noi da qui non siamo in grado di rispondere a buona parte delle domande. Quando lo facciamo perché abbiamo delle fonti affidabili che sostanzialmente sono o degli altri think tank, tipo l'ISPI o meglio ancora l'Istituto per lo Studio della Guerra, oppure ancora perché abbiamo accesso magari alle banche dati della NATO, Parabellum, Mirko, usa quelle, e via discorrendo, insomma, o contatti personali, Mirko i contatti personali li ha. Tempo addietro aveva intervistato una persona che faceva parte dello staff di Zelensky, se non sbaglio. Ma buona parte degli analisti da divano queste informazioni non le ha. Il rublo è sceso sotto il centesimo, Pietro. Non è esattamente a zero, ma il rublo era a 0,9 centesimi l'altro giorno. Non so se sia rimasto ancora lì. No, non lo conosco, Teo. Vediamo un po', però diamo sempre un'occhiata. Allora, dove si ferma la Russia sul Donbass o a Kiev? Anche qui dipende da come reagiamo, perché il problema sta nel fatto che se i russi non vedono una reazione, perché dovrebbero perdersi? Perché dovrebbero fermarsi? Cioè i russi hanno convertito la loro nazione in un'economia di guerra, l'economia della loro nazione in un'economia di guerra. Un rublo su 3 finisce in armi. Quando tu spendi tanto per delle armi, poi è ovvio che le usi. E le usi per conquistare più territori, ma soprattutto più risorse possibili. Perché è a questo che servono le armi. E più il tempo passa, più i russi continuano ad avere un'economia di guerra, il che è tossico per loro, ma anche per tutti gli altri. Quindi non c'è molta scelta. Prima o poi li devi fermare, e i russi non sono esattamente come noi che andiamo in 10.000 posti, ma poi una volta che la missione è compiuta o abbiamo guadagnato quello che ci eravamo preventivato, perché alcuni governi ragionano così, non è che vanno a fare beneficenza, si ritirano. No, no, i russi tendono proprio a conquistare e annettere, lo hanno fatto con la Cecenia, lo hanno fatto con parte della Georgia, lo hanno fatto con l'Ossetia e l'Abkhazia, che probabilmente sono la stessa cosa, con la Crimea, adesso ci provano con l'Ucraina, più o meno il resto dell'Ucraina. Se i russi sono convinti di poter controllare l'Ucraina, perché comunque a nord c'è il confine con la Bielorussia, e di mantenere il confine a ovest, che problema c'è? Se la prendono tutta. Se invece incontrano una resistenza pesantissima e prevedono di perdere circa 2 milioni di uomini prima di completare la missione, si fermano prima e magari si concentrano sulla Moldavia. Teniamo anche presente un'altra cosa, la vediamo sulla mappa, che è una cosa scontata, però non ci si pensa sempre, Europa dell'Est. L'Ucraina, non siamo all'interno di un videogioco, siamo nella realtà, e la realtà è decisamente complessa, ok? Questa è la mappa che tra l'altro vi vogliono vendere a 45 euro stampata, non so grande quanto, però questa è la mappa. Stranamente la Russia e l'Ucraina non sono identificate, neanche la Bielorussia, però insomma guardate che se l'Ucraina perde il corridoio di terra, questo tratto qui, non ha più accesso al mare e non è in grado di esportare più nulla dei prodotti agricoli che costituiscono l'ossatura
delle sue esportazioni. Tra l'altro, se non vado errato, le industrie pesanti erano concentrate proprio in questa zona, tipo l'Azovstal e altre, quindi sono danni. L'Ucraina praticamente, se viene privata di tutto il Donbass e anche di Odessa, non ha molta possibilità di sopravvivere, neanche economicamente. Il discorso che facevano i propagandisti sull'unione con la Polonia o con la Romania non è così peregrino, perché se l'Ucraina perde la possibilità di esportare i suoi prodotti agricoli, perde tantissimo, senza contare naturalmente i problemi sulle industrie pesanti che mi pare siano concentrate in quella zona. Quindi l'Ucraina a queste condizioni potrebbe non sopravvivere anche se i russi si fermano prima. Per cui è una situazione delicatissima. Poi naturalmente c'è la Moldavia, che non fa parte dell'Unione Europea, quindi è bersaglio libero. E dipende, secondo gli analisti, se noi non siamo in grado di far capire a zio Vlad che siamo determinati e che sarà un bagno di sangue se continua, Vlad continuerà. Tra l'altro, il limite di perdite russe è molto più elevato rispetto a quello che era lecito aspettarci, o meglio, è molto più elevato rispetto agli standard occidentali, che è una cosa diversa. Noi, quando perdiamo 1.000 uomini, ci strappiamo i pochi capelli che abbiamo sulla testa. Per i russi, 1.000 uomini li sacrificano in 24 ore, 36 se proprio va di lusso, neanche in 2 giorni, in 36 ore. Perché hanno un'altra mentalità, ed è inutile che mi ripeta, ormai chi segue il canale lo sa da una vita perché è così, ma i russi sono abituati a perdere più o meno 1.000 uomini al giorno. Adesso sto scorrendo i dati, ecco qui, per esempio oggi, secondo le fonti ucraine, i russi hanno perso 890 uomini come personale eliminato, cioè personale che è finito sottoterra, che è disperso in azione o comunque gravemente ferito e non è più in grado di combattere. È tanta roba. Naturalmente non si tratta solo di russi, ma in questi 890 ci sono anche i mercenari russi, cioè le milizie private, e naturalmente i mobilitati del Donetsk, del Lugansk e della Crimea. Per cui sono 900 che combattono per la Russia, ma non sono tutti russi. Teniamo presente che il limite di perdite in 2 anni e mezzo è stato altissimo, ma zio Vlad e la Russia fino ai 2 milioni di perdite le possono sopportare. Non c'è alcun problema con l'opinione pubblica, che continua a non ribellarsi, e poi quindi potrà continuare così fino a quando il sistema, l'economia russa crollerà. Questo crollo, ripeto, è stato stimato a circa 2 milioni di perdite. Dopodiché, se si arriva a 2 milioni di perdite, la Russia è realmente finita. L'attendibilità dov'è, giustamente? Dov'è? Ecco qui, Dario Morotti dice: che attendibilità c'è per questi dati? La risposta è che sì, sono attendibili per diversi motivi. È vero che i russi non pubblicano e non hanno mai pubblicato dati attendibili sulle perdite, ma noi possiamo inferire questo dato studiando vari altri dati indiretti. Fino a quando i russi pubblicavano, per esempio, i dati relativi alle indennità, e cioè relative alle pensioni di reversibilità per le vedove, per i parenti, eccetera, sapevamo che queste indennità erano più o meno in linea con quello che dicevano gli ucraini e che quindi i numeri degli ucraini erano attendibili. Possiamo anche controllare naturalmente tutti gli epitaffi. Prendi una città russa, sai quante persone hanno reclutato in un certo periodo, sai anche a quanto ammontano le perdite. E poi, Morotti, scusami se ti chiamo per cognome, ma non riesco a ricordare il nome di battesimo. Abbiamo visto anche già nel video di ieri i parenti stessi dei mobilitati che dicono che in 5 giorni, in un solo fronte di guerra, un intero reggimento è stato annientato. E praticamente chiamavano 100 persone da altri reggimenti ogni giorno, perché queste 100 persone venivano eliminate, e questo soltanto da una compagnia, non anche dalle altre che venivano contattate, per cui sì, sono altri. Ma davvero ci vuoi far credere che i russi ci comunicano le perdite?
Dario, forse non parliamo due lingue diverse. I russi non ti comunicano le perdite, ma se tu sei un bravo analista e non sei un Lombardi, per intenderci, che ha una formazione diversa, a quei numeri ci arrivi in via indiretta. Come ripeto, puoi capirlo studiandoti gli epitaffi in proporzione ai reclutamenti, puoi capirlo studiando i dati del Ministero della Sanità russo, per esempio. Quanto si spende, puoi capirlo analizzando le notizie, perché anche lì qualcosa filtra. Non è che i russi riescano a schermare al 100% le loro informazioni. Tu puoi sapere qual è il carico di lavoro degli ospedali, puoi sapere quanti feriti arrivano dal fronte e via discorrendo. Quindi, sì, i russi non ti dicono esplicitamente quali sono le perdite, ma se tu ci sai fare e hai una certa metodologia di lavoro, ci puoi arrivare. Tieni presente, tra l'altro, che puoi utilizzare anche Oryx. Oryx, per esempio, è il database di tutti i mezzi russi distrutti. Se tu analizzi e dai un'occhiata a quanti e quali mezzi sono stati distrutti, puoi farti un'idea del minimo di perdite che ci sono state, perché tu sai che, per esempio, per ogni carro armato c'è un equipaggio di 3 persone, per ogni veicolo leggero, IVF, veicolo da combattimento armato leggero, hai un tot numero di persone di equipaggio, fai i calcoli e più o meno capisci quanti ne hai persi. Non è difficile, insomma, è una cosa che si può fare. Allora, Trifone Macchia ci comunica che l'occupazione di Odessa era nei piani russi dopo la mancata presa di Kharkiv, l'ha detto Lavrov. Dopo la distruzione della forza del Mar Nero, l'occupazione di Odessa è una chimera per adesso. Sì, ma la realtà è che probabilmente i russi non hanno un piano, hanno tanti uomini, contano di usarli per arrivare dove possono meglio. Sì, è verissimo, Ovaiug, ma nessuno ha mai detto che per gli ucraini è una passeggiata. Teniamo presente che normalmente, in condizioni standard, il difensore perde un terzo degli uomini dell'esercito che sta in attacco. Se i russi perdono 3, gli ucraini perdono 1. Poi, naturalmente, ci sono situazioni più favorevoli, come per esempio a Bakhmut, dove gli ucraini perdevano 1 e i russi 8, 10, 13. E altre sfavorevoli. Nella controffensiva alla quale Parabellum era contrario, ha ragione, gli ucraini non è che perdevano meno uomini dei russi. Nella migliore, quasi fantascientifica delle ipotesi, li perdevano uguali, ma gli ucraini sono 40-30 milioni di persone, perché una decina credo che abbia abbandonato l'Ucraina, sono profughi, contro 140-130 milioni di russi. Gli ucraini devono necessariamente giocare in difesa e sì, ci sono un mucchio di mutilati. Scott, gran bella domanda. Perché l'Occidente non ha fatto una fly zone sull'Ucraina come Putin l'ha fatta sulla Siria? Perché molto banalmente, per fare la no fly zone arriveresti a contatto e in conflitto con l'aeronautica russa. E i russi, come tutti sappiamo, hanno delle testate nucleari. Per cui, se possiamo evitare uno scontro diretto e il rischio di escalation, è meglio. Il problema è che se Putin avesse potuto usare le testate nucleari contro di noi, per come è strutturato il suo carattere, la sua strategia, lo avrebbe già fatto. Quindi, in definitiva, non l'abbiamo fatta perché da una parte ci manca il coraggio, dall'altra abbiamo un problema con l'opinione pubblica. I nostri piloti sono bravi, sono meglio equipaggiati, ma non sono invulnerabili. Fare la no-fly zone, verosimilmente a queste condizioni, significa anche essere disposti a sacrificare parte dei nostri piloti. Il che, sinceramente, sotto il profilo umano è una cosa tristissima. L'opinione pubblica, perché ovviamente sono persone, non sono personaggi da videogames o pedine che puoi spostare e perdere, sono persone, ecco, esattamente come lo sono gli ucraini in prima linea, per carità. Però la nostra opinione pubblica non la prenderebbe benissimo. E oltretutto la nostra aviazione ha anche un valore sotto profilo tecnologico. Mandare degli F-35 in pattugliamento e eliminare aerei russi significa anche correre il rischio che alcuni di quegli F-35 vengano abbattuti e i rottami recuperati dagli avversari. Se vengono studiati i rottami, magari i russi riescono a fare un po' di retroengineering e noi perdiamo parte del vantaggio che abbiamo.
Questo è il motivo per i motivi per cui noi abbiamo fatto una fry zone. In Russia non c'è nessuna economia di guerra, il primo produttore di grano e il quarto di prodotti agricoli. Non cambia nulla, Krum. I russi hanno convertito buona parte della loro industria in industria militare. Non è che dai campi di grano ci fai crescere carri armati, Krum. Non è da lì che si vede l'economia di guerra. Devi vedere più che altro quanti impianti che magari prima ti producevano tram, camion, mezzi pubblici, al giorno d'oggi ti sfornano infantry fighting vehicle o carri armati veri e propri, oppure ancora quante imprese che prima ti producevano, che so, casse di acciaio ti producono bombe, o altro che producevano prodotti chimici ti producono polvere da sparo e esplosivi. Dovresti controllare queste industrie qui, perché tra l'altro le industrie russe sono progettate per essere dual use. C'è per esempio un'industria che o produceva tram e bus per uso civile o produceva carri armati e infantry fighting vehicle. Questa industria me la ricordo bene perché aveva ricevuto un grosso ordine da una nazione africana, ha iniziato a produrre veicoli da guerra, dopodiché questa nazione africana non glieli ha più ritirati. E questa industria è praticamente finita in fallimento perché ha perso i contratti civili e ha prodotto dei veicoli pesanti da combattimento che non servivano a nessuno. Adesso magari li ha venduti, per carità. E Ovayug, no, nessuna guerra è mai necessaria. Il problema è che la pace la devono fare tutti. Se Vladimir Putin si mette in testa di ricostruire l'impero russo prima ancora che l'Unione Sovietica, ti tocca combatterla. Ah, Dario Morotti, abbonato a Pubble, ti ho schiamato oggi. Ragazzi, mi sa tra l'altro che a breve attiverò anch'io gli abbonamenti, ci saranno un pochino di servizi extra per gli abbonati, che so, ulteriori dirette, ulteriori esami, con del materiale che normalmente l'algoritmo non mi fa passare, ma anche tutti voi che resterete con l'iscrizione normale non perderete molto. La Russia è convertita in economia di guerra già a febbraio 2022? Bella domanda, questa la dovremmo porre a Parabellum, mi sa. Secondo me no. A febbraio 2022 i russi contavano ancora di prendere l'Ucraina in 3 giorni, perché naturalmente hanno agito in modo decisamente dilettantistico e avevano le loro uniformi, alte uniformi militari nei carri armati, pensavano a una passeggiata. Però in realtà nel 2022 i russi avevano aumentato a dismisura il budget per le spese militari. Non erano cioè a livello di economia di guerra, scusatemi, non erano a livello di economia di guerra, vero e proprio, ma avevano già aumentato il budget di 4 volte, il che ci avrebbe dovuto far capire che si stavano preparando a una guerra, o meglio, a un'operazione militare su vasta scala. Solo che i nostri analisti o i nostri politici hanno preferito guardare da un'altra parte. E anche qui arriva l'importanza di avere nel governo degli analisti in gamba, perché queste cose, se sai come guardare e sei sul pezzo, le rilevi. Anche se poi c'è un'altra dinamica sgradevole e difficile da comprendere, da gestire, che è l'interazione fra i funzionari dello Stato e i rappresentanti politici. In teoria, il politico, quando arriva, dovrebbe contare su funzionari, impiegati, esperti in intelligence, che fanno dei rapporti sulla situazione di tutti i principali attori del pianeta. Di fatto, alcune volte può capitare che i funzionari non siano all'altezza o che si instauri un rapporto non esattamente professionale e ottimale con i politici. In alcuni casi i politici riescono a ottenere i rapporti che vogliono, invece di quelli che sono necessari. C'è anche questo problema. Per cui qualche volta il politico che proprio non li guarda i rapporti di intelligence e quindi segue una linea che è sua e solo sua,
perché gli piace fare l'influencer o perché non ha la preparazione necessaria per gestire il flusso di informazioni. Non è così strano. Detto fra parentesi, al giorno d'oggi molti politici vengono paracadutati direttamente in Parlamento, al governo, senza passare dal via. Un tempo chi ha una certa età e ha più o meno 40 anni o anche più, si ricorda certamente che abbiamo sempre avuto politici che avevano la quinta elementare, la terza media anche, però si erano formati strada facendo, avevano iniziato a 18 anni con le elezioni in consiglio comunale, poi si sono fatti eleggere nella provincia, sono diventati sindaci, assessori, dopo 15-20 anni sono arrivati in Parlamento, al governo, ma dopo 15-20 anni è un'esperienza e capacità decisamente superiore alle mie, che sono avvocato da 24, che ho iniziato la professione nel 2001, sì, nel 2001, e dopo qualche mese vennero abbattute le Torri Gemelle, quindi 24 anni. Sei più bravo perché ci sei cresciuto, ti sei fatto le ossa, ci hai vissuto nelle istituzioni. Ma al giorno d'oggi al governo ci finiscono degli influencer, persone la cui specialità è semplicemente parlare, parlare, parlare. Da qui la battuta di Odor, probabilmente, che mi ha scambiato per uno di quelli. Dario, guarda, provo a spiegarlo di nuovo. Come ti ripeto per l'ennesima volta, se tu vuoi capire quante perdite ci sono in un determinato esercito o in una determinata città, il suggerimento più scontato è quello di dare un'occhiata ai necrologi. Se tu analizzi i necrologi che vengono pubblicati, puoi farti un'idea di quante persone sono morte in quella città. Se riesci ad avere anche i dati relativi ai reclutamenti, a sapere dove vanno a finire, in quali corpi, battaglioni, reggimenti vengono assegnate queste persone, puoi tranquillamente dire a quanto ammontano le perdite in una determinata zona. Non bisogna essere dei geni, basta applicare un certo metodo. Devi semplicemente ingegnarti per trovare dei dati che ti permettono di derivare altri dati. Se tu riesci a fare questi studi con metodo su un campione abbastanza ampio di popolazione, riesci anche a stabilire il livello di perdite, o quantomeno puoi verificare se gli ucraini si stanno inventando i numeri oppure no. Ogni qualvolta che sono state fatte queste verifiche, la risposta è che gli ucraini sono leggermente ottimisti, ma non si stanno inventando i numeri. E anche qualora gli ucraini calcassero i numeri oltre misura, tu trovi normale perdere, che so, 220, dimezziamoli i dati, dimezziamoli. Tu trovi normale perdere in due anni 225.000 uomini? O anche li riduciamo di un terzo, 150.000 uomini in tre anni? No, non è assolutamente normale. E poi, Dario, tieni presente che i filorussi dall'altra parte dicono tranquillamente che gli ucraini hanno perso 600.000 uomini, ma se gli ucraini avessero perso 600.000 uomini, essendo un terzo dei russi, non avrebbero neanche più un esercito, e invece anche oggi la Russia, Kiev, la conquista domani. È un dato di fatto. Vediamo un po', mi dispiace dirvelo, ma spero che la Russia vinca e in questo modo riesca a fermare l'ondata woke internazionale. Alessandro, ma per fermare l'ondata woke internazionale non serve che vinca la Russia, basta mettere dei politici di buon senso che dicono le cose chiare come stanno. Tutti quanti abbiamo lo stesso diritto. Però un conto è avere tutti quanti gli stessi diritti, altro è perdere tempo per ricamare su diritti che ci sono già. Quindi se tu fai fare ai politici le cose che vanno fatte per migliorare la società, il livello culturale, la sanità, quello che conta davvero, perché il resto, ripeto, c'è già, noi non siamo russi. Sei già a posto, devi semplicemente votare le persone giuste, devi scegliere dei politici che abbiano sostanza invece che forma, cosa difficile perché siamo messi male, ripeto, su tutti i fronti e tutti i partiti sono così. Sì, Pietro, non sono geloso, anche se qualcuno è iscritto da Bubble non è un problema, questo canale esiste anche per confrontarsi.
Alla fine a noi che cosa viene in tasca? Innanzitutto non ti vengono in tasca i rubli, il che è già un vantaggio. Per cui tu avrai la tua indipendenza, Ovayug, non so che nome in codice sia, Ovayug, speriamo di non sbagliare a pronunciarlo. Innanzitutto non ti vengono in tasca i rubli, non dovrai eseguire gli ordini di Putin o di qualcuno dei suoi collaboratori. Il tuo stipendio a Milano o Roma non diventerà pari a 600, medio, non diventerà pari a 600-700 euro e l'affitto non ti costerà 400-500 in proporzione. Questa è già una cosa che ti viene in tasca o perlomeno che non devi subire. Perché di solito noi ci ricordiamo ogni due per tre che in Russia i carburanti costano un pochino meno, il cibo costa un pochino meno, ma non facciamo mai il raffronto con gli stipendi. Seconda cosa, è vero, verissimo che in Italia la sanità non funziona più bene come una volta, ma rispetto ai russi noi abbiamo ancora una sanità pubblica che funzionicchia. Intendo dire, se tu gli scrivi un paio di letterine con l'avvocato, anche i tempi di attesa si restringono. In Russia non funziona così, se ben ricordo. Ci sono due cerchi concentrici. C'è un primo cerchio di medici di base che funziona anche abbastanza bene, che è pubblico, e dove puoi rivolgerti per avere le diagnosi, e quello è più o meno perfetto, funziona in maniera adeguata. E poi naturalmente hai il secondo cerchio dove ci sono i problemi, che è quello dell'ospedale. L'ospedale pubblico funziona malissimo, quando funziona, spesso e volentieri ti serve un'assicurazione che deve essere per tutti, ma non è esattamente per tutti, per qualche strana ragione hanno scopiazzato un pochino il modello americano, anche se i costi sono più bassi dell'assicurazione o in alcuni casi gratuita se lavori ed è compresa, ma il problema è che poi hai le cliniche private che ti guardano dall'alto verso il basso. Mentre invece in Italia hai sì le cliniche private, gli ospedali privati, in Lombardia siamo leader in questo, ma sono convenzionati. Quindi in pratica da noi puoi andare anche nel privato allo stesso prezzo del pubblico o gratis, mentre invece in Russia questo non accade e si vede la differenza di trattamento. Questo è il problema. Poi che altro ci viene in tasca? Pensa per esempio a una differenza. Se noi recuperiamo l'Ucraina, l'Ucraina diventa un mercato nostro. Le risorse dell'Ucraina possono essere vendute all'Europa, sono materie prime, anche terre rare, mi sembra che ci siano. Possiamo sviluppare le nostre industrie, possiamo fare scambi commerciali, crescere culturalmente e via. Ma c'è anche un altro vantaggio. L'Ucraina, insieme alla Russia, produce tantissimo granaio. Grano, scusatemi, graminace, perdonatemi, graminace, grano e altre graminace, che vengono vendute al Nord Africa. Ora, se tu dai le risorse dell'Ucraina alla Russia, che si vanta già di essere il primo produttore del multiverso di grano, immagina che cosa può fare la Russia se decide di affamare i popoli del Nord Africa o dell'Africa tutta. Può gestire anche l'Africa, che sono zone dove noi abbiamo un interesse quantomeno economico, non siamo più lì a controllarle di persona e purtroppo gli effetti si vedono, ma la Russia può causarti dei seri problemi, si prende il controllo dell'Africa e volendo fare un dispetto a Salvini può anche iniziare a mandarti dei profughi, peggiora le condizioni di vita in Africa, dove basta pochissimo, basta aumentare di qualche euro il prezzo del grano e del cibo per causare delle vere e proprie tragedie, e tu subisci la guerra ibrida. Questo è quello che rischiamo. Poi c'è anche un altro guadagno. Domandati quanto vale una dormita tranquilla, perché se tu lasci che la Russia conquisti l'Ucraina, poi ci sarà certamente qualcun altro, Cina in primis, che occuperà Taiwan e qualunque nazione penserà di poter conquistare e occupare qualunque altra nazione perché, beh, lo può fare. Anche questo è un bel problema. Vediamo un po'. I troll bippisti russi sono brutte persone? No, non è detto, sono persone alcune volte che hanno una visione diversa e in alcuni casi sì, è da brutte persone perché proprio sei un fan sfegatato del regime duro e puro. In altri casi invece c'è una visione diversa
in parte distorta. Cosa che hanno già fatto tramite la Wagner in Africa. Esatto, esatto Renato, hai perfettamente ragione, ma è stato fatto su piccola scala rispetto a quello che possono fare. È questo che la gente non comprende ancora. Allora, vediamo un po'. Mi spieghi, Ethan scrive, come puoi sostenere che non ci sia un BPC in Palestina quando viene impedito l'approvvigionamento alimentare? È semplice. Ethan, non viene impedito l'approvvigionamento. Se tu guardi le statistiche, noterai che all'interno della striscia passano circa 160 camion da 32 tonnellate al giorno. Fai un po' di calcoli su quanto cibo serve per ogni persona e vedrai che l'approvvigionamento basta e avanza. Non posso mostrarti i dati, lo farò prossimamente comunque, ma tieni altresì presente che determinati camion, tanti, vengono gestiti direttamente dalla polizia locale, che risponde ovviamente non a IDF, ma ad altri, ok? Che sono esattamente i tizi che vanno in giro mascherati. Quei tizi naturalmente trattengono parte delle risorse, alcune le distruggono addirittura per far salire il prezzo e le rivendono. Se cerchiamo i dati, ci sono fior di materiali di questo tipo. Per cui sì, non è una bella situazione, ma assolutamente non c'è interesse a far mancare il cibo a nessuno. Anche perché, ripeto, quella democrazia lì è sotto il mirino di tutti, per cui difficilmente capiterà mai una situazione in cui loro sono in fallo, perché sanno di essere sotto i riflettori di tutti. È una situazione paragonabile a quella degli ucraini, con la differenza che gli ucraini hanno bisogno di risorse concrete, cioè armi, equipaggiamenti, veicoli. Dall'altra parte, in Medio Oriente, hanno invece bisogno di approvazione politica, perché nel momento in cui quella nazione resta isolata perché compie dei crimini di guerra o altro, è finita. Per cui... Ma Ovayug, il fatto che sia stato eletto un presidente di destra o addirittura di estrema destra non vuol dire che quella nazione diventi automaticamente una dittatura. Molto banalmente, alle prossime elezioni verrà eletto qualcun altro. E detto fra di noi, se non ci fosse stato il 7 ottobre, probabilmente questo governo era finito da un pezzo. Allora, vediamo un po'. Ah, c'è qualcuno che ripete ancora il vai in Ucraina? Vediamo un po'. Tori, piantatela di dire vai in Ucraina, avete rotto. Piuttosto paga le tasse perché con quelle paghiamo gli aiuti militari all'Ucraina. Sì, ma c'è anche un'altra cosa da notare. Ora, chi dice vai in Ucraina a combattere ha un'idea romantica del combattimento. Si immagina tanti tizi qualunque alla Byron che prendono il boschetto e vanno ad assaltare le trincee nemiche. I combattimenti e le guerre non si combattono così, non si vincono più così da un pezzo. Quello che tu puoi fare con un fucile in mano è il ruolo più o meno dell'assaltatore, che possono fare tutti, ma è poco utile. Se tu vuoi prendere una posizione oggi, vuoi vincere una guerra oggi, devi essere un pilota di aereo oppure un manutentore possibilmente di quell'aereo. In quel caso il pilota di aereo sgombera i cieli, il che significa non essere più bombardati nelle proprie posizioni, sgombera anche il terreno prima dalle unità antiaeree per poter svolazzare quando vuole, poi puoi, sempre utilizzando gli aerei, puntare ai carri armati, ai veicoli. È così che funziona. Dopodiché, una volta fatto tutto questo, il nemico è già sufficiente indebolito da ritirarsi se ha buon senso, o viceversa, se resta lì a combattere, sì, tu puoi pulire gli angoli, ma tieni presente che andare a combattere non serve a molto. Lo teniamo presente IW, però vediamo un po', più che volentieri, però naturalmente dobbiamo valutare, non so neanche se sono candidato, figuriamoci se riusciamo a vincere.
ci proviamo con tutte le forze perché è giusto, ma sappi che partiamo in svantaggio rispetto agli altri. Poi magari, anzi, la speranza è quella di vincere, ma tieni presente che è una speranza. Ah, questa è interessante. Sostiene che vuole mandare i disabili in prima linea, non so se capiamo il livello. No, non, alcune persone non lo capiscono e questo è il classico caso di notizia manipolata, male ma manipolata. Ora, mandare un disabile in prima linea, come insegna 300, non 300 la parodia, il film vero e proprio, quello originario, non è una buona cosa, perché chiaramente quando sei in prima linea devi fare tantissime cose nel miglior modo possibile, rapido, ti serve forza e via, per proteggere sia te che i tuoi compagni che la linea. Zelensky, al contrario, ha fatto in modo che le persone che sono affette da determinate patologie non venissero reclutate. Cioè, il governo ucraino, per evitare abusi e corruzione, che pure esistono, nessuno sta dicendo che non ci sono, che è una nazione perfetta, ha detto: come fanno nel resto d'Europa? Nel resto d'Europa ci sono determinate patologie che dicono: ehi, se sei affetto da questa patologia, tu il servizio militare non lo fai. Non valuta caso per caso il medico, che magari può essere corrotto, può essere lì con la manina per dire: ah, soffri di mal di testa una volta al mese, non sei idoneo al servizio. No, il governo ucraino finalmente ha steso una lista delle patologie che dicono: se hai queste, sei automaticamente fuori. Naturalmente la lista deve essere completa, perché ti può capitare che tu abbia delle patologie minori che non sono previste dalla lista. In questo caso puoi essere arruolato. Ma naturalmente non puoi finire al fronte, puoi finire in una seconda linea a svolgere compiti amministrativi, a lucidare il quartier, le porte del quartier generale. Questo può accadere. Se una persona ha un ritardo lieve, non potrà fare lo stratega, non potrà magari fare gli assalti quando viene il momento, ma certamente può farti le pulizie in una base, può raccoglierti le foglie, può anche pulirti i bagni, che è un compito che va svolto anche quello. Per carità, non piace a nessuno, però qualcuno lo deve pur fare. Questo è il senso della legge, ma nessuno manda gli invalidi in prima linea. Leonello Calvetti, hai una pazienza incredibile per rispondere a tutte le domande infantili da ignoranti che ti fanno continuamente i russi pacifinti. E Leonello, mi piace il dialogo, ma soprattutto mi piacerebbe far capire che le cose non stanno esattamente così e che il mondo è decisamente più vasto e più interessante di come te lo dipinge un video, per esempio. Ah, Sayan, spero in settimana prossima in un video di alleggerimento con la nostra beniamata Olga. Sayan si riferisce chiaramente a una presentatrice russa. Dovete sapere che su questo canale gli iscritti sono divisi in due. Una parte parteggia per Margherita Simonian, che a sua volta è una propagandista filorussa. Un'altra parte per Olga, credo, Sbrebensky o qualcosa del genere. Ci sono le tifoserie che si confrontano. Ultimamente però le vediamo sempre meno spesso, perché la Simonian cerca di apparire poco, gestisce RT e si è ritirata, mentre la Olga, anche lei, qualcosa fa, ma raramente. Vediamo un po' che altro c'è. Buonanotte Gabriele, anch'io adesso dovrei andare, anche perché devo riuscire quantomeno a finire un libro su cui sto lavorando, ma decisamente sono indietro. È un libro, dovrebbe essere un instant book sui problemi del Medio Oriente, quindi è una cosa un pochino particolare, naturalmente la propaganda. L'invio di armi è stato autorizzato dal nostro Parlamento? Sì, naturalmente. È stato autorizzato tempo fa, quando era stato dato anche un budget, e poi il nostro governo ha provveduto nei limiti in cui è possibile farlo. Per cui, vediamo un po', non c'è naturalmente nessuna violazione di legge.
Ecco Alberto, non credo che lo visualizzerò perché offendi un'intera nazione e vorrei allo sfacelo, diserzione, le migliori. Ecco, ma allora facciamo un attimo un discorso, Alberto Muzio. Non pubblico quello che hai scritto perché ci sono una marea di insulti e sinceramente non ho voglia che il video venga penalizzato. Però ragiona un attimo. Allora, tu mi stai dicendo che il governo ucraino è composto da pochi di buono con problemi di dipendenza, anzi è comandato da un tizio che ha problemi di dipendenza. Mi spieghi come mai questo governo ucraino, che è lì da 2 anni e qualche mese, con tutti i problemi del mondo, corrotti, tossici e via discorrendo, è ancora lì? Mi spieghi com'è che un esercito allo sfacelo, che viene descritto allo sfacelo non da oggi, ma praticamente fin dal primo giorno, è ancora lì? Intendo dire, se tu, metà delle cose che fossero, che tu racconti o che ti raccontano e tu ripeti, perché tecnicamente questo è, fossero vere, come mi spieghi che i russi non sono ancora arrivati a Kiev? Dovresti porti un paio di domande. Insomma, se tu dovessi affrontare una persona che ha dei seri problemi di salute e ormai tutte le persone intorno a lui sono sottoterra o gravemente ferite, perché non hai ancora vinto? Fatti 2 domande, Muzio, e poi trova anche le risposte giuste, perché se le trovi sbagliate non funziona. Però riflettici, Muzio. Luca Gatta dice che non c'è modo di farlo capire ai filorussi, io invece ci conto. Allora, semplice, gli abbiamo dato più soldi che il piano Marshall, e invece no, gli abbiamo dato uno stima superiore rispetto al piano Marshall. Questa è la parte divertente, perché il piano Marshall in parte erano risorse, ma erano nuove, erano camion, altri strumenti, ma che erano appena usciti dalla linea di produzione. Noi agli ucraini non abbiamo dato un materiale nuovo, abbiamo dato i fondi di magazzino che hanno un valore nominale, ma quel valore nominale non corrisponde a quello effettivo. Poi, per carità, puoi trovare anche una mitragliatrice del 1914-1916 che ti aiuta ad abbattere i droni, quando invece un'arma nuova non ha le stesse caratteristiche, per carità. Però mediamente la roba vecchia vale anche molto molto meno rispetto al suo valore. Tori, quelli che parteggiano per la pace, che ammettono che la propaganda si trova da entrambi i lati, sono automaticamente filorussi. Sì, oppure hanno un leggero bias cognitivo, cioè un difetto di percezione, nel senso che alcune persone dicono la propaganda si trova da entrambi i lati, il che è sicuramente vero, verissimo. Scusate, ma ho un problema con una gamba, devo assolutamente, ho un piccolo strappo, ma una marea di acciacchi oggi. Allora, vediamo, proviamo un po', devo tenerle distese. Allora, in pratica sì, è vero, c'è propaganda da entrambi i lati, ma c'è anche informazione. Quello che Orsini non ha ancora capito e non farà mai capire a chi lo segue è che in Occidente l'informazione è libera. A livello politico ci sono i portavoce dei partiti e magari anche qualche funzionario che te la può contare su entro certi limiti. Ma poi hai l'informazione libera, hai think tank, scienziati che si occupano per l'appunto di studiare il tutto. Ma in Russia no. I partiti politici, i giornali, eccetera, sono letteralmente la stessa cosa, perché da quando sono in guerra, se tu ti azzardi a raccontare una cosa diversa rispetto a quella sostenuta dal governo, ti becchi 8 anni di carcere. C'era una domanda interessante posta da Fabrizio. Avvocato, ma la rossiccia israeliana che fine ha fatto? Il riferimento credo che sia a Carotina, il capitano Carotina, che è famosa nel canale perché per un certo periodo aveva sostituito, insieme al tenente Fragolina, il viceammiraglio che cura normalmente i contatti per la nazione più democratica del Medio Oriente.
Anche qui moltissimi di noi vorrebbero un fan service con lei, ma sventuratamente il viceammiraglio sta controllando, è responsabile di tutte le comunicazioni. Verosimilmente era rimasto ferito, si era fatto male da solo perlustrando un tunnel o si era preso un gran brutto raffreddore ed era stato sostituito da due collaboratrici. Sventuratamente è tornato lui. Dico sventuratamente sia perché il mio partito, che è Forza Italia, mi impone di fare almeno due catcalling a settimana, perché se no non sono all'altezza, non sono degno di restarci. Naturalmente devo mostrare di avere un debole per le belle donne, se poi sono bellissime ragazze ancora meglio, però insomma il punto è che rispetto al viceammiraglio queste due ragazze erano molto più giovani, erano molto molto più brave a comunicare di lui. Ma il grado è il grado e quindi il viceammiraglio continua a fare gli aggiornamenti mentre il tenente e il capitano, perché rivestivano realmente questi ruoli, sono state esautorate. Peccato per tutti noi. Mi dispiace Fabrizio, dispiace anche a tutti noi, ma non le vedremo più spesso. Ma in realtà, Dario, chi comanda veramente in Ucraina non è Zelensky. Su questo si basa gran parte delle divergenze. Sì e no, Dario. Con tutto rispetto, il punto è che l'Ucraina ha una volontà di ferro, ma non ha i mezzi per continuare da sola. Quindi, alla fine, è certamente offensivo descrivere il presidente ucraino come un inetto, un tossico, un corrotto e via discorrendo. Puoi tranquillamente ritenere che sia una brava persona che si impegna. Il problema è che questa brava persona che si impegna non ha le risorse. Tutto quello che può fare, e bisogna anche dire che gli viene bene, eh. Io non so da quanto tempo segui il canale, ma sono 2 anni che questo canale e quello vecchio che ho, sono 2 anni che dico che Zelensky l'avrei voluto assumere io come fundraiser per la mia casa di riposo. C'è stato un tempo in cui ero vicepresidente di un RSA. Poi sono stato eletto e quindi ho dovuto lasciare il ruolo perché c'era un'incompatibilità di fondo. Perché? Perché Zelensky può fare solo una cosa, bussare alle porte e chiedere equipaggiamenti e armi. L'Ucraina da sola non va da nessuna parte, per cui oggettivamente se un buon numero di finanziatori prendono da parte Zelensky e gli dicono: guarda ragazzo, è finita davvero. Però questo non toglie il fatto che Zelensky, il suo governo e anche la maggior parte degli ucraini non vogliono diventare russi, perché diventare russi significa tornare a vivere come vivevano loro 30 anni fa. Ben inteso, non è che gli ucraini siano la nazione più democratica del pianeta. Formalmente lo sono, sostanzialmente ci sono un mucchio di malfunzioni. C'è tanta corruzione, così come c'era da noi, soltanto che la differenza è che noi abbiamo vissuto un periodo di boom economico mica da ridere. Gli ucraini questo vantaggio non l'hanno avuto, quindi le malfunzioni le sentono. Ma stanno cercando di diventare europei. È un percorso lungo, è un percorso doloroso, ci sono mille, mille ostacoli, però vogliono diventare come noi, non come i russi. E quindi per ora combattono perché si sentono di farlo. Quando non ce la faranno più, magari decideranno di arrendersi, ma sarà sempre un'occupazione, non una libera scelta. Questo è il punto. Sono perfettamente d'accordo, Stefano. Se gli Stati Uniti smettono di mandare armi, Putin stava già a Kiev. In realtà, noi europei potremmo colmare le lacune. Il problema è che non sembriamo orientati a farlo. O ancora, cosa c'entra Washington? Entreranno nella UE. Questo è un problema difficile da gestire, è una cosa a cui nessuno pensa mai, ma in realtà, sebbene siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Ucraina deve vincere, deve essere indipendente, è altrettanto vero che prima di entrare nella UE vanno raggiunti determinati standard. Se non vengono raggiunti determinati standard, assistiamo a un remake di quello che è successo con certe nazioni dell'Est Europa.
hanno il lavoro costa molto meno, quindi repentinamente parte dell'economia si sposta in quelle regioni e da noi ci becchiamo un brutto contraccolpo. Il procedimento deve essere graduale e guidato, perché se no ci indeboliamo tutti, ci impoveriamo anche tutti. Per cui questo è un primo dettaglio. Per entrare nella UE e nella NATO è necessario soddisfare determinati requisiti che non sono solo militari e non sono soltanto il non avere territori contesi, ma sono anche di tipo economico e sociale. Sotto profilo sociale e legislativo, più che sociale, perché per il sociale serve tempo, gli ucraini si possono adattare nell'arco di pochi mesi, recepiscono alcune delle nostre norme, le pubblicano come fotocopia, a livello normativo ci sono. Poi però bisogna anche abbassare i livelli a livello amministrativo, portare le amministrazioni più o meno allo stesso livello, gli serve di più. E poi naturalmente c'è il problema economico. Bisogna passare da un modello economico dove effettivamente hai ancora degli oligarchi, meno che in Russia, ma ci sono ancora, a un mercato che è più o meno libero / leggermente calmierato. Quando succede tutto questo puoi entrare nell'Europa. Ma hai un ulteriore problema. Se entri nell'Europa hai, come giusto che sia, diritto alla tua quota di rappresentanti. Ora, è una vergogna perché se sono davvero candidato non so quanti ne passano, però il numero di deputati che puoi avere in Europa non è illimitato, chiaramente, e ogni nazione ha la sua quota di deputati in proporzione ai suoi abitanti. Ora, c'è il rischio, fra virgolette, che se l'Ucraina entri in Europa, l'asse della maggioranza dei deputati si sposti da ovest, come ora, a est. Per cui far entrare l'Ucraina in Europa, bastardamente e bippatamente per noi dell'Europa occidentale, significa perdere parte del nostro peso a favore del blocco est, che è sempre europeo, per carità. Per cui non tutti potrebbero essere d'accordo su questa linea, perché per ora naturalmente l'Europa vuole bene a tutti, ci sono contributori netti come noi che spendiamo qualcosa per stare in Europa, mentre altri guadagnano, come l'Ungheria credo, guadagnano qualcosa per restare in Europa, ma bene o male si tira avanti. C'è il rischio che in futuro il gruppo est abbia la priorità, la maggioranza rispetto a quello occidentale, e che quindi tutte le politiche europee si spostino su interessi e assi diversi da quelli abituali. Questa è una cosa su cui bisogna riflettere seriamente. Vero, l'Albania sta aspettando da una vita, sottolinea H.C. Stefano, però tieni anche presente che l'Albania è relativamente piccola e quanti milioni di persone sono in Albania. Farli entrare in Europa non sarebbe questo grande dramma. L'Ucraina invece è una nazione molto grande, da 30-40 milioni di abitanti, è come inserire quasi un'altra Italia. Non è esattamente facilissimo. Però, ripeto, è una cosa che va valutata seriamente, anche se non si entrasse in Europa, si possono comunque prendere delle misure per un'integrazione. Esistono sempre i trattati commerciali, esistono sempre altri tipi di trattati. Ma in ogni caso va aiutata a bloccare i russi, a difendere la sua indipendenza e la marcia verso l'Ovest Europa. Esattamente, Marco, sono d'accordo. C'è anche il rischio che diventi una super Ungheria, per cui anche sotto questo profilo bisogna studiarlo bene. Però, ben inteso, l'Ucraina va aiutata. Punto, senza se e senza ma. Deve restare libera e possibilmente deve proseguire il suo percorso per diventare una nazione europea. Io sono fiducioso perché è vero che l'Ucraina ha votato qualche volta per dei filo putiniani, ma è altrettanto vero che l'Ucraina nel 2014 si è data una scossa e con Euromaidan, cioè la piazza europea, ha mostrato di saper riconoscere qual è il suo futuro. Per cui anche questo va riconosciuto. Alberto, i russi usano il guanto di velluto anche se ora se lo stanno togliendo. Se si fossero comportati come gli USA in Iraq, la guerra sarebbe finita da tempo.
Alberto, secondo te quindi bombardare il teatro di Mariupol e usare il guanto di velluto? Comportarsi come a Bucha, eliminando buona parte dei civili e usare il guanto di velluto? Guarda, Alberto, lo so che a Mariupol c'erano 350.000 persone. Dopo che sono arrivati i russi, ne sono rimaste 70.000-80.000. Dove sono finite tutte le altre persone? Alcuni certamente sono riusciti a scappare, ma quanti sono spariti nel nulla e sono finiti in fosse comune? Quanti? Parliamo soltanto di 600 bambini al teatro, che è stato colpito benché fosse segnalato bambini, più le mamme. No, assolutamente no, Enrico. In Europa ci puoi entrare per una marea di motivi, non certo per comandare. Se tu entri in Europa, prima di tutto adotti gli standard europei. Tu magari li dai per scontati, magari ci sputi anche sopra, ma significa che esiste un certo livello di welfare, i commerci sono possibili in determinati modi. Hai un'economia che bene o male libera, un ascensore sociale che non è ridotto male come quello russo. In Italia non è granché, ma noi siamo fra il fanalino di coda dell'Europa, diciamoci le cose come stanno, purtroppo, su certi aspetti. Quindi tu puoi voler entrare in Europa semplicemente perché ti dà più opportunità di lavoro, più opportunità di crescita economica e sociale. Non hai la necessità di comandare. Cosa devi comandare poi? Ah sì, giustamente io a 4K ci fa notare che 400.000 morti russi non è esattamente da guanti di velluto. Il guanto di velluto consiste nel non tirare le atomiche. Eh sì, esattamente. Anche perché se avesse potuto usare le atomiche, zio Vlad le avrebbe già usate da un pezzo. Stefano, secondo queste persone la Russia sta giocando e non sta facendo sul serio. Ok, che la Russia è potente, ma mi sembra un'esagerazione. Ma soprattutto è una cosa stupida. Per quale motivo tu dovresti continuare una guerra per 2 anni e non finirla subito? Non ha senso. Cioè, che senso ha, come ti dice io a 4K, perdere 400.000 uomini in 2 anni? Non ha alcun senso. Tu inizi una guerra, la finisci. Se puoi finirla in 3 giorni, la finisci in 3 giorni, non vai avanti a oltranza. Vediamo un po'. Buonasera da Busto Arsizio. Oh, buonasera. Qualche volta ci passo da Busto, magari ci vediamo nei prossimi mesi. Ah, beh, grazie per il minimo sindacale, Tori. Ma anche perché se Vlad usasse le atomiche, lui non esisterebbe più. Non è esattamente una gentilezza che sta facendo, il minimo sindacale. Non è male come strategia, Saiane. Ci saranno tante vedove che poi attirano uomini dell'Ovest che portano valuta pregiata. Non è male, anche se in realtà Vlad sta prima esaurendo la popolazione delle zone occupate, così poi può mandare lì i russi. Grazie per la segnalazione, vedrò di farci caso, ma ci sono tante bariste che meritano. Questa è divertente perché, e questa ve la posso anche mostrare perché in realtà non c'è alcuna modifica rispetto agli anni precedenti, soltanto che nel centro-sinistra si sono accorti di queste regole quando queste regole vanno a detrimento loro. Vediamo un po' se lo trovo. Par condicio, vediamo, dovrebbe essere ancora in prima linea. Ma questa è una curiosità, se abbiamo esaurito l'argomento rispondo a tutto quello che volete. Ecco qua, ci sono anche i riferimenti, vi lascio il link, perché
Perché in realtà non c'è alcun problema di par condicio, ma anche questa è una specie di bias di qualche genere. La conoscerei volentieri. Io francamente no, perché comunque uno, la mia vita è già complicata così, quindi non se ne parla. Ma soprattutto paese che vai, usanze che trovi. Bisogna conoscersi, il carattere è diverso e magari hanno anche principi un po' diversi dai nostri che nel lungo periodo si rendono incompatibili. Allora, vi lascio il link, ci sono tutti i riferimenti, però insomma non è assolutamente cambiato nulla rispetto agli anni precedenti. Vi lascio il link qui sotto, per cui sì, non c'è alcun colpo di Stato in relazione al governo. Vediamo un po'. Allora. Ah sì, io a 4K, bellissima battuta, secondo me però la stai riciclando da cartoni morti. Vero io? Ah, grazie, grazie per questo super sticker, Kawasaki mia. Ed esatto, sì, è una bufala come l'acquisto della villa dei reali di Zelensky, bisogna verificarle e non sparare a zero. Esatto, ma sotto questo profilo a livello europeo qualcosa si può fare perché si può creare un'agenzia che contrasti questi fenomeni. Vediamo un po', se ci sono altre domande rispondo più che volentieri. YouTube Greg, Greg Garage. Greg Garage era bravissimo fino a quando si occupava per l'appunto di auto. Poi credo abbia virato anche lui per il settore complottista e lì è peggiorato. Ma l'ho già studiato. Tra l'altro ha avuto anche qualche problemino legale in Italia, non gravissimo, però c'era stata un'epopea anche lì. Non ricordo tra l'altro se qualcuno mi ha anche contattato per quel problema, però è stato interessante. Sì, possiamo riprenderlo e su Greg Garage forse qualcosa trovi sul mio vecchio canale. Ah, sì, naturalmente, naturalmente. È un'ottima idea, Vittorio. Ho iniziato a fare degli short, ma sventuratamente, avendo anche un altro lavoro, è difficilissimo. Però cerco di portarmi avanti. Fra poco si avvicina l'estate, per cui dovrei avere qualche udienza in meno, un po' di tempo in più. Vediamo un po'. Esatto, sul presunto furto di un marchio automobilistico. Sì, in realtà la situazione era un pochino più complessa di così, nel senso che Greg ha avuto l'idea relativamente geniale di recuperare un marchio che ormai era in disuso e fin lì nulla questio. Il problema è che, come spesso accade, oltre al marchio ti serve poi anche la società, ti serve un modello di business che va studiato. E lì c'è stato il problema con i soci. Poi, naturalmente, sì, anche con quello, bravissimo Matteo, e che sono arrugginito, non vorrei dire delle bippate pazzesco, mancare di rispetto a qualcuno dei nostri iscritti. Però tendenzialmente è così. Si tratta di una situazione che dovrebbe essere ripresa, in cui in pratica Greg ha recuperato un vecchio marchio e fin dei passi. Poi però ha avuto dei problemi con i soci che lo hanno querelato, se non vado errato, e credo sia stato anche condannato. Però la condanna per il 640, che è la truffa, è arrivata anche oppure per un motivo diverso, per via dei documenti di alcune auto vendute dalla Gran Bretagna, che non erano in regola ed erano stati alterati. Ecco fatto, me lo ricordo adesso. Era per questo motivo, mi ricordo la procedura, però sono dettagli così, andrebbe studiato e approfondito.
Sì, ci ho pensato, però il problema è che Anna Politkovskaja è stata una bravissima giornalista, molto coraggiosa, ma purtroppo è una situazione che risale indietro nel tempo e quindi non è esattamente facilissimo da fare. Potrebbe essere interessante invece un documentario su Anna Politkovskaja, sicuramente. Anche perché noi purtroppo in Italia non abbiamo mai preso sul serio Putin. Questo è un grave problema. Un pochino è colpa anche di Berlusconi, che ha sempre ridicolizzato le voci che lo dipingevano come un dittatore, e anche della stampa, perché ovviamente non è stato solo il nostro presidente del Consiglio. Però il problema è che in Europa siamo stati proprio ciechi, ciechi, ciechi fino all'ultimo. E io fra questi, anche perché avevo 10 anni in meno, avevo altri interessi. Non che sia una buona ragione, però un po' di vita privata all'epoca me la sono gustata, ecco. Questa Piloro è una domanda tanto interessante quanto importante. Avvocato, e secondo lei il popolo russo è consapevole che se lanciano il missilone ci sarebbe qualche problema o pensano di tornare allegramente a Porto Cervo o a Gastad? Allora, sicuramente sono al corrente che ci sarà qualche problema per noi. La cosa incredibile è che la propaganda russa sta facendo leva su presunte tecnologie da fantascienza che permetterebbero ai russi di vincere la guerra nucleare senza subire il nostro contrattacco. Queste tecnologie, detto terra-terra, non esistono. Anche se per assurdo i russi fossero in grado di volare a Mach 2, 3, 4, 5 più veloci dei nostri, sempre dopo mezz'ora il loro mondo finirebbe. Avrebbero giusto la soddisfazione, ammesso e non concesso che queste tecnologie esistano o possano esistere, di vedere Londra saltare per aria, ma dopo 5 minuti non fanno neanche in tempo a scolarsi la bottiglia intera di vodka che è il loro turno. Per cui no. Ah, spacco finestra, sì, hai ragione. La villa è stata propagandata da Lilin, che era amico di Gino, come dice Santoro. In pratica, per chi non lo sapesse, in questi giorni è andata forte una versione in base alla quale Zelensky avrebbe acquistato una villa direttamente da Re Carlo per 20 milioni di euro. Ovviamente è una bippata russa che è stata ampiamente ripresa anche a Ovest da Lilin, che per queste notizie si fa pure pagare l'abbonamento. Sì, esatto, Achille e Guido avrebbero la sospensione di campare un quarto d'ora in più. Allora, Roberto, in teoria sì, ma solo se fossimo in guerra con la Russia, perché quello si chiama infatti intelligenza con il nemico. La Russia al momento attuale, per quanto può apparire paradossale, non è nostro nemico. Quindi, in teoria, per assurdo, Santoro potrebbe avere anche un contratto alla luce del sole con il governo russo che non potrebbe essere perseguito, a meno che non finisca nella lista nera dell'Unione Europea o degli Stati Uniti. Renato giustamente ci ricorda che le fonti della villa sono un canale YouTube creato ad hoc e senza alcuna attendibilità, che poi è stato ripreso. Sulla strategia russa dovremmo spendere effettivamente qualche altra parola. Abbiamo qualche video in proposito che vi invito a cercare, ma è interessante vedere come i russi riescano a costruire le notizie false e soprattutto a farle diventare virali. Vediamo un po'. Non invento nulla, leggo solo le bippate dei giornalisti e le varie propagande. Vediamo Enrico Corà se ce n'è qualcuna che possiamo commentare insieme. Vediamo un po'. Non lo dicono tutto, il presidente per la prima volta ha parlato di 31.000 militari, ma questo dato non include i dispersi. Ma guarda, in realtà Enrico, è normale che cerchino di nascondere i dati, le varie forze in campo.
apparentemente gli ucraini dovrebbero aver perso, se è andato tutto per il meglio, sui 100.000-130.000 uomini. Se è andato tutto per il meglio, eh? Quindi un terzo più o meno dei russi, più o meno. Poi magari con un po' di fortuna hanno perso meno uomini, però questa è una stima realistica. Se non ci fosse stata la controffensiva, come più volte ha detto Parabellum, probabilmente il rapporto sarebbe migliore, ma lì purtroppo delle vite umane sono andate perse. Sì, esatto, hanno fatto ben più di un film. Questo film si chiama Il Testimone, è stato fra l'altro un flop pazzesco. È stato fra l'altro un flop pazzesco anche sotto il profilo del pubblico, e quindi non ha avuto molto successo. Ha provato a recuperarlo Andrea Lucidi, se non erro, posso farvi vedere la cosa, che è un giornalista italiano trasferitosi nel Donbass. Mi dicono che però non potrebbe non essere iscritto all'albo, perché l'Andrea Lucidi iscritto all'albo, secondo alcune fonti, sarebbe sì un giornalista, ma è un assistente parlamentare con cui condivide il nome e cognome. Questo sarebbe da verificare, anche se in realtà non fa venire meno l'interesse per il personaggio. Vediamo un pochino su X, Andrea Lucidi, lo controlliamo subito, e in pratica questo film, Il Testimone, viene prenotato in sale private. Abbiamo fatto delle battaglie insieme a Renato Secaccioli, che è probabilmente la persona più famosa che se ne è occupata, e anche attraverso altri, per evitare che venisse proiettato in spazi dei comuni. Però, insomma, Lucidi, Il Testimone, Lucidi con Donbass Italia, e cercano di proiettare questo film in Italia. Lo fanno in sale relativamente piccole, da 50, 80, 100 persone, e sono ostacolati in ogni dove, perché comunque si tratta di propaganda di uno Stato. Eccolo qui, per esempio, eccolo qua, Il Testimone, questo film, l'abbiamo anche recensito, che è una chiavica tremenda, un film pesante che non è piaciuto neanche ai russi. Se cerchiamo, aspettate un attimo che ve lo trovo, l'abbiamo anche recensito e c'è stata anche qualche clip. Fa ridere se lo prendi come film demenziale. Sono quei film talmente brutti che fanno il giro e diventano divertenti, ma volevano essere drammatici. Per cui si può trovare prima o poi. Aspettate un attimo che vi faccio vedere il film, però siamo a questi livelli qui. L'ideale sì, per i russi, ma per fortuna gli ucraini non sono così, quindi perché dovrebbero? Buonasera, se arrivato al limite della sopportazione, la nazione nel Medio Oriente decidessi di cancellare il regime iraniano, la popolazione potrebbe partecipare? Non ho capito in che senso. Allora, in quella nazione c'è un servizio di leva, che tra l'altro credo sia anche abbastanza lungo, che permette di addestrare buona parte della popolazione, che nei casi di emergenza viene richiamata. Teniamo presente che, benché sulla cartina ci immaginiamo quella regione, quello stato grandi quanto l'Italia, in realtà è più o meno pari al nostro Piemonte, Non è grandissima come regione, però ha degli attributi così. Quindi, se dovesse essere attaccato l'Iran verrà attaccato principalmente con l'aviazione. È così che è sempre stato fatto, forse non nella primissima guerra, quella del 47-48, ma in tutte le altre sì. Ed è così che quella nazione è sempre riuscita a sconfiggere gli avversari. Certo, c'è stato un periodo in cui aveva il supporto degli americani, più che in altri, e aveva a disposizione anche le prime foto dell'SR-71, cioè l'aereo stealth americano, che permetteva, per l'appunto, con voli di ricognizione, cioè non è stealth, perdonatemi, è un aereo che vola ad altissima quota, difficilmente rilevabile, perché vola sopra i missili, sopra il range dei missili. E in pratica in questo modo l'SR-71 aveva mappato il territorio e l'esercito della stella di David sapeva dove andare a colpire.
No, in questo caso, se ci dovesse essere una vera guerra con l'Iran, presumibilmente le danze si aprono con i bombardamenti. Tra l'altro, non vorrei dire una stupidaggine, ma ci sarebbe un problema logistico non irrilevante se invece di qualche scaramuccia devi condurre una guerra vera e propria. Perché l'Iran a me non risulta che confini con quella nazione, vediamo un pochino. La piantina, e infatti, perché il primo problema di condurre una guerra sta nel fatto che tu non hai alcun confine in comune con quella nazione di cui stiamo parlando. La nazione con cui dovresti guerreggiare è qui, ha in mezzo l'Iraq, la Siria, la Giordania, magari anche un po' di Arabia Saudita, e la nazione che dovrebbe combattere da questa parte. Quindi è abbastanza difficile una guerra tra questa regione, che peraltro è più o meno grande quanto una regione italiana, credo il Piemonte, e l'Iran, che invece ha una popolazione simile a quella d'Italia. Per cui no, non dovrebbe essere una passeggiata, è probabile semplicemente che ci siano degli attacchi aerei che neutralizzino strutture chiave come le centrali nucleari e che arricchiscono anche l'uranio. Per cui credo che tutto si risolva in questi termini. Ah sì, questo Renato è praticamente una causa del dissing ed è anche stata sfruttata strumentalmente da Lombardi. Sì, perché Parabellum sarà anche uno studioso, ma non è perfetto. Lui praticamente la storia di Euromaidan l'ha presa da uno studioso russo, una studiosa russa. Peccato che l'articolo che è stato pubblicato era spazzatura. In pratica, questa studiosa aveva omesso alcuni passaggi fondamentali e non aveva trascritto esattamente alla lettera le conversazioni fra il presidente degli Stati Uniti e il rappresentante russo dell'epoca. Se non erro, stiamo parlando di Clinton da una parte e di Yeltsin dall'altra. Parabellum a un certo punto, sotto pressione a destra e a sinistra, ha controllato le fonti originali e si è accorto che quello studio sul quale aveva basato parte dei suoi video era una bippata pazzesca e lo ha accantonato. Parabellum si è comportato, insomma, da persona intelligente, perché, ripeto, c'è un proverbio siciliano che dice: soltanto chi non mangia non spriciola. Cioè, che è l'equivalente nordico di soltanto chi non opera non sbaglia. Quindi sì, lui è incorso in questo equivoco, ma poi l'ha subito chiarito, subito dopo qualche mese, però lo ha chiarito. A differenza di Parabellum, invece, Lombardi continua a raccontare leggende metropolitane come se fossero la verità, perché lui è contro a prescindere e quello è il suo target. Quindi sì. Purtroppo sì, Rosaria Maria di Paola, sventuratamente stiamo dando la nostra democrazia e libertà come scontate e le stiamo anche svalutando, disprezzando. E questa sì è una cosa triste perché, ripeto, sono stati i nostri nonni a sacrificarci per ricostruire una nazione dopo 20 anni di dittatura. E sono passate in realtà ben più di 3 generazioni perché una generazione ogni 5 anni, se non erro. Però diciamo che è triste vedere che siamo conciati così dopo un secolo scarso, ecco. Ah, l'Iran cosa dice? Questa è una battuta, esattamente, Teo, è una cosa fantastica che mi fa sempre ridere. Mi ricorda il dottor Stranameme che ha fatto un meme simpaticissimo con il presidente iraniano al posto di Milord. Non so quanti di voi sono cresciuti o comunque hanno avuto modo di vedere Sailor Moon perché lo guardavano le figlie, i nipoti e via discorrendo. In Sailor Moon c'è una ragazzina di 12-13 anni che deve affrontare dei demoni
e c'è il suo più o meno fidanzatino, che in realtà ha 18-20 anni al limite della pippografia, diciamo, che si presenta travestito con uno smoking, una maschera bianca e una tuba a cilindro, che dice una frase a effetto, lancia una rosa e poi sparisce. Non fa assolutamente nulla per aiutare la ragazzina trasformata con i superpoteri. E in pratica c'è questa scenetta con questo personaggio, è stato modificato il volto per essere presente Iran, dice, ok, ci siamo vendicati, abbiamo fatto il nostro dovere, scompariamo. E c'è la protagonista che dice, ma non avete fatto un accidente di nulla. E nel frattempo loro scompaiono davvero, divertente. Sì, Parabellum è anche il nome in codice della Beretta 92, che è per uso militare, ma è una delle migliori armi del secolo scorso, se non erro, e potrebbe essere usata ancora oggi, sebbene ci sia stata qualche modifica più che innovazione. Ah, sì, fantastico. Sei al corrente che le liste di prescrizione non esistono, vero? Allora, esiste un sito che però è privato, gestito da ex impiegati, che tengono nota di tutti i filoputiniani e chiedono al governo ucraino di perseguirli, ma è un sito. Lo apriamo anche. Io non con te, probabilmente lo aprirei con JJ, Axios e qualcun altro degli iscritti al canale che la vedono come me, potremmo dire: guarda che tutti questi sono filoputiniani, sono persone brave ma che non si impegnano, anzi potremmo anche dire, secondo noi sono cattive persone, andrebbero arrestate. In Italia una cosa del genere sarebbe diffamazione, oggettivamente. In Ucraina non ci sono regole così, negli Stati Uniti non ci sono regole così. Quindi, se vuoi, puoi dire che sono brutte persone. Lo puoi dire tranquillamente e sono lì. Tutto qui, quelle sono le liste. In realtà non c'è nessuna lista. Zele, non c'è una lista nera di giornalisti. Se tu appartieni a quella lista in Ucraina non ci vai perché il governo e l'esercito temono che tu mandi informazioni ai russi. Questo è una cosa normale, non ti deve scandalizzare. Ma naturalmente non è mai stato proposto neanche nulla per l'Italia. Non esiste in Ucraina, figurati in Italia. E comunque in Italia abbiamo le nostre regole. Tony, secondo te siamo stati sulla Luna? Domanda JJ. Sì, esatto, si riferisce alla blindatura del proiettile, però Dario, in Italia tieni presente che la vendita di armi da guerra è vietata, per cui non si, in giurisprudenza, cioè i giudici, non si sono mai messi d'accordo fino a tempi recenti. Su cosa fossero esattamente le armi da guerra. Se tu chiedi a me che cos'è un'arma da guerra, ti rispondo un'arma automatica. Probabilmente anche tu la pensi come me. I giudici invece possono pensare: no, ragazzi, le armi da guerra non sono i fucilazzi automatici, sono tutte le armi che usa il nostro esercito perché vanno in guerra. E quindi la Beretta Parabellum, essendo un'arma in dotazione all'esercito per lungo tempo, è stata ritenuta un'arma che non poteva essere utilizzata per scopi civili. Cioè, perlomeno, l'arma, la Beretta utilizzabile con i proiettili Parabellum è stata considerata un'arma da guerra. Da qui la distinzione. Perché c'è la Parabellum che viene utilizzata dall'esercito e poi c'è un'arma di calibro diverso, più ristretto, che invece è la Beretta standard che ricordiamo tutti. Questa è la storia. Con il passare del tempo ho dimenticato il nome delle due Beretta, però lo posso recuperare, sarebbe anche un bel documentario, credo, dovrei recuperarlo. Sì, Viger, precisissimo. Effettivamente il sito si trova sui server canadesi e il governo ucraino non può oscurarlo. Sì, ma in realtà, Viger, ottima idea, devo recuperare il mio video dall'altro canale perché è ancora operativo, lo ripubblichiamo. Ottima idea, lo ripubblichiamo questo. Te lo ripubblico se lo trovo domani. Ottima, ottima idea.
In pratica, per aggiungere un dettaglio che è sottinteso da Viger, il governo ucraino, o meglio la procura della Repubblica di Kiev, ha provato ad abbatterlo questo sito, ma non ce l'ha fatta, perché è extraterritoriale e non esiste una legge adeguata. Ah, ecco, grande il Fortnite, il Fortnite. Perfetto, hai ragione, mi hai chiarito la cosa. Il 9x19 è la Beretta detta Parabellum, mentre la 9.21 di calibro è quella civile. Perfetto. Grazie per aver sciolto il dilemma. Purtroppo, ragazzi, devo iniziare a preoccuparmi perché la mia memoria non è più quella di una volta. Renato Pavesi domanda: è vera la notizia che è stato avvertito preventivamente quella grande nazione democratica del Medio Oriente? Nel senso che, in base alle regole internazionali, lo Stato che lancia un contrattacco si difende, in particolar modo articolo 51 dello Statuto dell'ONU, deve comunicare agli altri membri in maniera tempestiva che ha attaccato. Nel caso specifico, quello Stato belligerante ha trasmesso l'attacco in diretta, magari l'ha posticipato un po', però il punto è che la sera ha trasmesso la riunione dei generali che prendono lettera un generale, il generale in capo, prende in mano letteralmente il telefono, dice qualcosa in arabo, poi è un fiorire di Allah Akbar a destra e a sinistra, molto composti, diversi da quello dei bipisti, però il concetto è lanciate l'attacco e tutti gli altri dicono che la divinità sia con noi, che la divinità sia con noi. Sono passate le immagini in TV dei droni che decollavano. Tant'è che prima si è parlato di 50 droni, una cosa che l'Iron Dome te li abbatte letteralmente in 2 minuti. Io ho mandato un video che ha anche avuto un buon riscontro, in cui si mostra come l'Iron Dome letteralmente in 1 minuto ti abbatte 25 bersagli. Sono dei razzi quelli che sono ripresi, però è più o meno, hanno delle caratteristiche relativamente simili ai droni, vengono intercettati tutti in 1 minuto. 50 sarebbero intercettati in 2 minuti scarsi, ecco. Poi però, naturalmente, una volta che sono partiti i droni, che sono quelli più lenti, quando mancavano 15-20 minuti al bersaglio, da quell'altra nazione hanno lanciato anche missili da crociera e balistici. Non è servito a nulla, perché sono a malapena riusciti a saturare la difesa dell'Iron. Sono passati, secondo le prime stime, 7 missili balistici su 331 oggetti in movimento, non moltissimi, e tra l'altro non è rimasto ferito nessuno, perché comunque tutti gli F-16 e gli F-35 che potevano decollare sono decollati, in parte per andare a caccia di droni e intercettare i missili da crociera, in parte perché comunque se sono in volo un'arma terra-terra, come dice anche il nome, non te li becca. Ah, sì, particolarmente all'avanguardia è utile. Sì, la parte divertente è l'etichetta gesto dimostrativo. Questi ci lanciano 331 fra missili da crociera, droni, missili balistici, dicono era soltanto un gesto dimostrativo. Cioè, quando decidiamo di fare sul serio, c'è un flex fantastico. Teniamo presente che i russi normalmente, se riescono a mettere insieme fra tutte e tre le tipologie di strumenti di attacco, 57, 87, 110 unità, è grasso che cola. C'è Soloyov che fa la danza della pioggia e Olga che fa lo spogliarello, così almeno Margarita non vi dico che cosa fa in diretta perché l'algoritmo mi colpirebbe. E questi qua con più di 331 oggetti, alcune stime dicono addirittura 500, dicono era un gesto dimostrativo. No, hai tentato di colpire duro, ma non sei riuscito a concludere un bip.
Per un attimo pensavo di averti perso io a 4K, ma invece no, è solo il tuo umorismo. Quando arriveranno gli aiuti umanitari per ricostruire tunnel e missili? No, ma la cosa drammatica è che io capisco gli altipapaveri di quella nazione, capisco i giornalisti di quella nazione, capisco i giornalisti russi, ma in Italia come fai a berti una cosa del genere? Cioè, davvero devi avere un problema di bias cognitivo non indifferente, ecco. Sì, esatto, se un attacco con 330 unità è un gesto dimostrativo, è un gesto semplicemente simbolico, all'intimidatorio usiamo le atomiche. Effettivamente. E poi quando si fa sul serio, probabilmente spacchi il pianeta in due con qualche arma di cui non siamo a conoscenza. Oppure usi uno di quei virus che spazzano via la razza umana per intero. Ah, questo è il sistema balistico fra i primi al mondo. Beh, vuol dire che l'altra democrazia del Medio Oriente, Tori, ha un sistema difensivo che è il migliore del mondo. Sì, in realtà questo laser è già operativo. È fantastico perché un colpo di laser ti costa meno di 50 euro contro i 20.000, 30.000, 50.000, ma anche 100, 120.000 euro che ti costa un missile o un proiettile antiaereo. Provo comunque un pochino di frustrazione perché un sistema del genere, come l'Iron Dome, sarebbe stato perfetto per l'Ucraina. Avrebbe salvato sicuramente moltissime vite. Il problema anche qui è che gli israeliani non l'hanno voluto condividere, anche perché ci sono dei segreti non indifferenti, ma avrebbe salvato davvero tante vite. Un vero peccato. Ah, sì, esatto, l'ho sentito anch'io, ma non ho la conferma. Ho la conferma dell'aeronautica americana e inglese nell'area. Ah, e ne serve anche tanta, Paolo. Però, ripeto, ti serve soltanto 50 euro di corrente, non è tantissimo. E inoltre può sparare molto rapidamente, il laser viaggia alla velocità della luce, più o meno. Non è esattamente così perché si sposta nell'aria, però è molto molto più veloce rispetto a un proiettile. Ah, sì, in effetti Paolo fa rilevare che sulle navi a propulsione nucleare l'energia è praticamente gratis, o perlomeno la paghi tutta all'inizio quando riempi e attivi il reattore, poi è tutto gratis, quello che riesci a usare, riesci a usare. Tori non è un fantomatico laser antimissilistico, esiste già, gli inglesi lo usano. Non è ancora stato testato, forse è stato testato per la prima volta sul campo ieri sera, ma il laser antimissili esiste. Vediamo un po' se ti trovo qualcosa. Antimissile, vediamo se ti trovo qualcosa, anche se si chiama AN-SEC-U3. È un missile laser chiamato Dragonfire. Vediamo un po' se troviamo il Dragonfire video. Il Dragonfire esiste, lo puoi cercare, ti metto il link, eccolo qua. Bisogna vedere. Anzi, su questo sai che ti dico, ci faccio un video. Ci faccio un video, grazie per l'idea. Nel frattempo, comunque, se vi interessa approfondire, questo è la Marina Britannica, eccolo qui. Puoi trovare un link e iniziare a darci un'occhiata. Ne ha parlato anche Focus, che personalmente ritengo sia una rivista per ragazzi, però ci sono cresciuto, proprio per quello la ritengo una rivista per ragazzi. Però, eccolo qua.
Esiste già, non credo sia stato testato, ma esiste. Beh, il Dragonfire Topo Gigio è azzeccatissimo con il condizionatore. Preferisci il Dragonfire che ti fa una grigliata o il condizionatore? E Pietro, io ho saputo che dovrebbe essere trasferito in Ucraina, non che ci sia già, però sì, era una delle ipotesi della Gran Bretagna. È vero, Antonio, mi è sbloccato un ricordo. Sai che forse ce l'ho anch'io. Cioè, ce l'ho ancora, perché certamente l'ho acquistato. Maverick 100, grazie per averlo chiesto, perché è segno di molta fiducia nei miei confronti, ma sinceramente è troppo presto per dirlo. Se le cose continuano ad andare così, è molto probabile che non si riuscirà a raggiungere una vittoria completa. Ma è anche probabile che non ci sarà mai una pace. Molti conflitti non si chiudono con un accordo, restano aperti, restano sopiti. Poi, prima o poi, succede o qualcosa che unisce molto queste nazioni, o viceversa, il conflitto si rinnesca. Grazie per i dati, Stefano. Io purtroppo sto rimanendo indietro, sto perdendo la memoria. Per cui 50 kW non vanno bene contro i missili veloci, ma per i droni sì. Eh sì, indubbiamente se riusciamo a sviluppare 50 kW possiamo fare di meglio, anche magari unendone di più. Non ricordo, Tori, qual era la domanda? Certamente i laser esistono, non sono fantascienza. Puoi darci un'occhiata, ci sono anche i video, magari puoi pensare che siano contraffatti, però esistono. Ah, naturalmente, Paolo, e come giustamente hai sottolineato, le portaerei hanno anche dei generatori nucleari, quindi l'energia certamente non manca. Da mezzo watt, Simone, siamo sicuri che non sia una bufala o un video fake? Perché esattamente è interessante come tecnologia. Ah, addirittura ci sarebbe un modello da 150 kW. Il modello da 150 kW dovrebbe essere sufficiente per bloccare anche missili relativamente veloci. No. Non esattamente. Se la domanda la fai adesso, la risposta è probabilmente sì. Con riferimento però non alle regioni a est come Kharkiv, con riferimento alle regioni a est del Donbass. Probabilmente sì, perché ormai quelli che non erano russofili sono o finiti sottoterra, come a Mariupol, o sono stati trasferiti, alcuni anche in Russia, peraltro. Se dovessi fare adesso il referendum sull'Ucraina, a distanza, cioè chiedo scusa, se dovessi fare adesso il referendum sulla Crimea, a distanza di 10 anni, quando tutti gli oppositori sono stati eliminati, il risultato non può che essere uno. Però il problema è che non è assolutamente giusto annettersi i territori, eliminare gli oppositori, poi dire, no, il referendum ha detto che sono d'accordo, grazie, tutti quelli che non erano d'accordo sono sottoterra o sono in fuga. "108 carri persi oggi, davvero? Non me ne sono accorto. Oggi hanno perso 25 mezzi, ci sono 5 carri e 20 cose da combattimento. Probabilmente giorni fa hanno perso 108 carri in una giornata. Insomma. Anche l'Iran potrebbe dotarsi di quel radar come... Sì, guarda, Tori, può anche darsi, quando le nostre università smetteranno di aiutare gli iraniani a sviluppare armi, magari si fermeranno. Sì, è vero, l'Ucraina è immensa, però l'Iron Dome puoi dispiegarlo, non dico proprio al confine perché sarebbe pericolosissimo, però in posizione un pochino arretrata,
una buona parte la potresti difendere. Detto paradossalmente, sapete che basterebbero 4 safety per difendere l'Italia in lunghezza e in larghezza ne basterebbero probabilmente 6 o 8? Ah, grazie. Interessante, non lo sapevo perché non lo seguo. Pensavo che fosse down quel canale, non più aggiornato. Dei 14 aerei persi, 8 distrutti in un attacco con oltre 50 aeroporti. No, non ancora, non con 50 droni. Sinceramente ero convinto che per colpire gli aeroporti gli ucraini usassero meno droni ma più grandi. Che so, droni che assomigliano a Cessna, però sì, è verosimile. Poi bisogna vedere se effettivamente sono riusciti a colpire e danneggiare tutti quegli aerei, però gli aeroporti riescono a colpirli. Edoardo Marini per abbattere bombardieri. In teoria la carica del laser ti permette di colpire certamente un bombardiere che sta volando a velocità relativamente ridotta. Il punto però è l'altezza. Non riesci ad abbattere con il laser, correggetemi se sbaglio, un bersaglio che si trova in alta quota. Puoi colpire i bersagli che volano a quota relativamente bassa, questo sicuramente sì. Ma non in volo a 20 km di altezza o a 20.000 o a 14.000 piedi. Quello probabilmente non riesce a farlo. Però ripeto, dobbiamo ancora vederli. Sì, certamente. Ciao. Ciao, ciao. Adesso però basta con il ciao, se no, ok, va bene. Te la sei cercata. Ciao. Dove sei? Eccoti qui. Che cos'è successo? Ecco fatto, dovrei aver bloccato il troll. Il troll è stato neutralizzato. Ah, dov'è? Figuratevi. Oh, Gianluca, benvenuto, benvenuto. La chat non è bloccata, spero. Le notizie, no, assolutamente no, non ho assolutamente nessuna notizia dal Consiglio di sicurezza, però adesso che ne parliamo, vediamo subito. Ero al corrente che oggi ci dovevamo riunire come G7 più che altro. La Cina alza la voce contro gli USA e Israele. Il 9 aprile, Iran. Israele ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza. Ma si è tenuta? Sì, questo sì, che è stato richiesto, sì. Non sapevo che anche GTA va bene. Ciao GTA! Vediamo quanti ne ha. Io li posso bloccare tutti, eh. A confronto, l'Internet Dome funziona che è una meraviglia. Già sentito. Ma in teoria i russi possono sopportare fino a 2 milioni di perdite, quindi reclutamenti ne possono fare, li fanno anche in Africa e via.
Allora, vediamo un po' se abbiamo notizie dal Consiglio di sicurezza. Però probabilmente il Consiglio di sicurezza non concluderà nulla perché naturalmente hai la Russia che appoggia l'Iran e via. E invece è interessante il fatto che l'ambasciatore di quella nazione medio orientale è... Fatto, neutralizzato. Allora, oh, ci prova proprio, eh? Allora. Non so se avete saputo, ma l'ambasciatore di una determinata nazione ha provato a chiedere ai russi di richiamare gli iraniani. La risposta è stata devastante. Gli iraniani sono nostri alleati, arrangiatevi. Sì, è bellissimo quel tank, ma non funziona granché. Vediamo un po'. Ah, sì, vediamo un pochino. Ci sono le solite notizie da disastro. Medio Oriente sull'orlo del baratro. Vediamo un po'. Beh, non mi risulta che ci sia stato il consiglio, c'è stata solo l'intervista di Gutierrez. Ah, GTA Sant'Andreas, ma vediamo un po'. E anche GTA Sant'Andreas ci saluta. Ciao GTA. Vediamo un po' se arriva anche qualcos'altro. GTA 5 l'abbiamo già neutralizzato, il 6 sì, ti resta GTA Liberty. No, GTA 6 è il primo che abbiamo neutralizzato, io a 4K. Ok ragazzi, però mi sa tanto che questo consiglio non si è ancora tenuto. Stasera dovrebbe essere in corso, quindi. Interessante. Alle 22 ore italiana. Sarebbe bello vedere se viene trasmesso in diretta. Ciao GTA 5! Ma non ci eravamo già visti. Ok, vediamo un po' perché c'era all'on Security Council. Vediamo un po' se lo possiamo vedere in diretta, sarebbe fantastico. Ah, eccolo qua, ragazzi. Islamic Republic of Iran, Israel and Syrian Arab Ce Republic l'abbiamo to tutto. participate in this Per Islamic. domani magari lo analizziamo. Sierra Leone strongly condemned the use of force in violation of the UN Charter, relevant international law, including the development and conduct of friendly relations, diplomatic and consular protections, as well as conduct in the region that may lead to an escalation or exacerbate tensions in the already volatile situation. In a similar way, Sierra Leone strongly condemns claimed reprisal attacks not in conformity with international law and the UN Charter. With the Middle East at a knife's edge and at the precipice of a dangerous escalation, either by an intentional calculus or accidental one, with equally grave global ramification, the path to peace is certainly not tit for tat military attacks, but rather de-escalation and diplomatic engagement. To this end, we call on both parties and all other involved parties to exercise maximum restraint and resist the urge to the further resort to the use of force. We call on the parties and all other involved parties to be mindful of their obligations under international law, the UN Charter, and to comply with all relevant
Security Council resolutions. The parties are unequivocally obligated to comply with their international law obligations, the UN Charter principles and provisions in good faith, in particular, the imperative for the peaceful resolution of dispute and the respect for the sovereignty and territorial integrity of each state. In urging de-escalation, oh, ragazzi, è arrivato 2025, vediamo un po' se... Ok. Bloccato. Sierra is also mindful of the ongoing hostilities in the Gaza Strip and the further imperative for the full implementation of Security Council Resolutions 2712, 2720 and 2728. È interessante, però, does not retreat from its important purpose and role in confronting the consequential challenges of no, c'è la Siria e l'Iran. The Security Council must oggettivamente sì, sono coinvolti. The UN Charter. Further, Sierra Leone expresses full support for the United Nations Secretary General and its envoys and representatives to use the good offices of our organization to lead effort in ensuring de-escalation. All involved parties must move onto the path of peace, peaceful coexistence, and good neighborliness through negotiations. States with influence over the parties are called upon to leverage such influence for de-escalation and peace. Beh, ragazzi, io direi che possiamo vedercela, la recuperiamo meglio, tipo... Francamente, ancora GTA 1. GTA 1 merita, ragazzi, dai, è una cosa storica. Però lo rimuoviamo lo stesso. Vediamo un po', Sierra Leone, poi chi altri c'è? Giappone, ah, se la gioca bene l'Ucraina. United Kingdom, Repubblica di Corea. Svizzera, la Russia, Federazione Russa, ragazzi, domani lo analizziamo. Ragazzi, domani lo analizziamo, è troppo interessante. Ok, ragazzi, sappiamo cosa fare per domani. Immagino che non siano arrivati ad alcuna... Parla anche l'Iran, naturalmente. Federazione, ragazzi, un secondo di Federazione Russa, mi dispiace per voi, ma mi aspetto di sentirlo. Israeli regime attempt to label the resistance group in the region as the proxies or terrorists. Their sinister aim is only to justify and legalize their malicious and destabilized activities in the region. The resistance group are not proxies or terrorists. They are legitimate and are only fighting against occupation and aggression of Israel in Gaza and occupied Palestine territories and of the US in the region. International law recognized such legitimate rights against any occupation and aggression. Instead, the U.S. and the U.K. are fully responsible for all its decades-long aggressions and other crimes and unlawful measures in our region. Il problema è che non ci sono, Teo. For all crimes of the Israeli regime, as it cannot commit any of such savage crimes in Gaza without the consent, order, and all-out political, financial, and military support of and a collaboration with the United States and the UK. We reject the allegation made by the Israeli regime at this meeting. Such false and unfounded claims don't merit to respond. Madam President, as a responsible member of the United Nations, the Islamic Republic of Iran, ci siamo. To the purpose and principles enshrined in the Charter of the United Nations, reaffirms once more its commitment to the maintenance of inter-
Beh, questa domanda è semplice. Gli iraniani attaccano di notte perché di notte i droni si notano meno, volano a bassa quota, non dovrebbero essere intercettati dai radar, in realtà lo sono, ed è più difficile abbatterli. Ok, vediamo un po'. Peace and security, the Islamic Republic of Iran reiterates its consistent position that it does not seek escalation or war in the region. While se non erro è su una convenzione di Ginevra, ma i consolati ce l'hanno, però non ce l'hanno le strutture di supporto, che so, il consolato è intoccabile. L'abitazione dove lavorano i militari invece no, è perfettamente toccabile come. Fatto neutralizzato. Warning about any further military provocation by the Israeli regime, the Islamic Republic of Iran reaffirms its unwavering determination to defend its people, national security and interest, sovereignty and territorial integrity against any threat or act of aggression, and to respond to any such threat or aggression vigorously. Ma assolutamente no, Dario, devi però prima avere la prova che sia quello Stato ad averti attaccato. Poi ci sarebbe il problemino non indifferente che sono stati colpiti soltanto militari. Fra questi militari c'era l'organizzatore, il finanziatore, quello militare che si occupava di fare da ufficiale di collegamento con Hezbollah e finanziarli, dargli gli armamenti che hanno usato per attaccare Israele. Quindi se sono andati diretti contro Israele, probabilmente, cioè se sono andati diretti a puntare il dito con Israele, è perché hanno pensato a chi avesse il maggiore interesse a eliminare quel generale. International law, the Islamic Republic of Iran will not hesitate to exercise this right when required. Madam President, Excellencies, Iran has no intention of engaging in conflict with the U.S. in the region. We demonstrated our commitment to peace by exercising our restraint about involving the U.S. Army in intercepting Iranian drones and missiles bound for military target in the occupied Palestinian territories. This underscores our dedication to tension. In that, these authorities were taking advantage of the support offered by the U.S. administration in this council and elsewhere. This American support, this blind and unlimited American support has led the occupation authorities to mistakenly believe that they are above the United Nations and above international law and above the conventions and the resolutions that were adopted by our organization for decades. The support led these authorities to believe that they can continue perpetrating. Beh, ragazzi, facciamo una cosa, ce lo studiamo e lo vediamo domani. Credo che annoierà troppa gente. Ah sì, beh, per il delegato iraniano, adesso che ha l'appoggio della Russia, finalmente ha qualcuno con cui fare sponda. Prima erano completamente isolati. Però che bravo. Ok ragazzi, è ora di andare.
Quindi grazie di tutto per questa sera e adesso vado anch'io. Per cui domani magari facciamo un video su questa riunione. Aggiorniamo magari le cose che sono successe per la cronaca nera di questo periodo, cioè l'attentato di Sydney, e vediamo un po'. Ok, grazie a tutti, a presto! Arrivederci!